molto particolare, molto bella, sicuramente rispetta il luogo. E ci sarà l'Eucaristia alle 9 della mattina, e poi due ore e mezza di ricordo. Ci sono dei contributi che riguardano tutte le dimensioni di Giovanni, dimensione intellettuale, quella poetica, quella strettamente politica, quella da dirigente associativo, sotto la chiave di lettura comune che riguarda, diciamo, la sua grande, profonda dimensione di fede. E ci saranno degli interventi filmati suoi, cioè avremo dei contributi video di cui varie persone in cui Giovanni parla, ci parla ancora, anche in video, e poi chiaramente ci sarà spazio per qualche riflessione, ci saranno degli interventi da cui Lorenzo Pegliani, Lorenzo Salvi, ci presenta i video, ci saranno le ACLI, ci saranno tutta una serie di persone in grado di approfondire un po' sulla scia della giornata che abbiamo fatto a fine settembre, sempre con le ACLI, dove c'era anche i Castagnetti, in grado di approfondire quindi tutti gli aspetti della esperienza sociale e politica di Giovanni. E poi questo ricordo che ho fatto in quel luogo, che a lui era molto caro, secondo me ne parlava sempre, ogni tanto ci andava, e insomma, è anche un bel momento, se qualcuno ha voglia, di partecipare, per andare magari il giorno prima, fare una passeggiata, il posto è veramente bello e ispira, diciamo, la riflessione. E se volete, quindi, poi ci comunicate, insomma, mettete in contatto con noi, vediamo di organizzare al meglio anche le presenze di chi ha voglia di partecipare. Noi siamo contenti, insomma, sarebbe molto gradito. Il secondo punto di oggi riguarda invece qualche considerazione che non posso non fare sulle recenti elezioni politiche. Non tanto come un'analisi del voto, questo non è compito nostro, abbiamo già svolto un'analisi del voto fatta per noi Lorenzo Gagliani, nostro caro Lorenzo, a cui mi ero premurato di chiedere un'analisi del voto molto tempo prima, mi raccomando, mi ha detto una cosa fatta bene, devo dire che l'ha fatta molto bene, non voglio essere io a dire che lui è bravo, ma insomma, devo dire, dirimando a questa analisi fatta da lui, per considerazioni perfettamente politiche. Le considerazioni che vengono, non possono farle in questa sede, anche perché noi abbiamo questa pretesa di svolgere un compito, un compito di preparazione e di formazione alla politica. Quando siamo in presenza di momenti come questo, ricordo che anche 5 anni fa abbiamo avuto la lezione proprio il giorno in cui si eleggevano i presidenti delle Camere, ma era una fase molto diversa, mi sembra che passino le ere geologiche tra una elezione e l'altra. Stavolta siamo di fronte probabilmente a un cambiamento, non sappiamo quanto definitivo, ma sicuramente radicale di fase. Forse non siamo al cambio di paradigma anche in politica, sicuramente invece sotto altri punti di vista Mauro ci farà capire che invece siamo in un cambio di paradigma, quantomeno nella necessità. In politica le cose forse sono un po' diverse, nel senso che poi comunque la politica segue sempre un po' in realtà. Siamo però di fronte a una nuova fase. Si sentono varie analisi, si leggono varie analisi, oggi grazie a internet, insomma, è possibile avere accesso al pensiero di tante tante persone, alcune condivisibili, alcune meno. Tra quelle meno condivisibili, mia modesta opinione, c'è quella di un nuovo bipolarismo concentrato tra un fronte sovranista e uno europeista. Io non credo che le cose stiano così. Vedo insieme invece una forte radicalizzazione del voto in un senso e nell'altro. In un senso chi ha bisogno di essere protetto, sente bisogno di essere protetto, tutelato, garantito in quello che ha, salvaguardato in quello che non ha, nel senso che ha
ambisce ad avere maggiori garanzie da parte del sistema politico sulla propria condizione, che è principalmente oggi quella in rilievo, quella economica. Tra questo fronte qui e chi invece si sente talmente fiducioso da poter scommettere sul suo futuro. Si è andato impoverendo il ceto medio, e queste sono, a mio avviso, le conseguenze. Vediamo più che altro, dal mio punto di vista, questa divaricazione tra chi si sente molto poco garantito e chi invece tanto garantito. Lascerei invece al campo del marketing politico quelle questioni che riguardano sovranisti e europeisti, che secondo me invece non rispettano il quadro, in quanto nessuno in realtà è così radicalmente schierato, neanche chi vota. Io tengo chi ha votato, penso ai miei conterranei al sud che hanno votato per il 45% in media per il Movimento 5 Stelle. Assolutamente non è questo il quadro. Non c'è uno scenario più Europa meno Europa, c'è uno scenario di più Stato, più politica, o meno Stato e meno politica. Siccome ci sentiamo poco garantiti, allora chiediamo che lo Stato e la politica facciano il loro compito. Qualunque esso sia, l'Italia e l'Europa, evidentemente, diciamo, alcune vicende anche recenti europee, io penso al fatto che politicamente ci siamo persi la Gran Bretagna. Politicamente due paesi fondatori non hanno votato il referendum la ratifica della Costituzione Europea. Politicamente abbiamo contribuito, ma parte anche all'invasione dell'Ucraina, perché il nostro tentativo di estendere la nostra influenza ai confini diretti della Russia ha generato anche una risposta, probabilmente. Quindi politicamente l'Europa, diciamo, che negli ultimi anni ha fatto, oltre a tante cose, diciamo, sicuramente positive, perché il modello di vita su cui abbiamo scommesso va bene, però praticamente all'esterno abbiamo fatto qualche disastro. E allora credo si possa interpretare questa situazione, questa fase, come una fase in cui i cittadini, lasciando perdere alcune categorie politiche che in questo momento vengono in secondo rilievo, destra, sinistra, insomma, assolutamente ci sembrano proprio polarizzate su quel 15-20%, a parte sia a destra che a sinistra, che ancora possono dire di sentirsi interpretati in questo modo. Il resto viene dalla parte di chi chiede più Stato e più politica rispetto al passato. Questa era una previsione di Giovanni, lo evidenziava tante volte, diceva spesso, non è un problema di contrarietà all'immigrazione, non è una questione direttamente legata all'Europa o meno, e forse ci sono quindi segni che le persone chiedono che ci sia più presenza dello Stato nelle loro vite, più presenza della politica nelle loro vite. E qui torniamo quindi al nostro compito. Noi cerchiamo di dare un contributo in questo senso, cerchiamo di formare, di dare quegli strumenti di base che possono aiutare nella comprensione delle fasi politiche e delle strade percorribili. Tra le strade percorribili, per quel che riguarda la materia sociale ed economica, abbiamo qui una persona assolutamente esperta. Mauro insegna sociologia generale, ho dovuto fare l'elenco perché sono sociologia della globalizzazione, analisi di istituzioni del capitalismo contemporaneo, studioso di scienze sociali e antropologiche, insomma è noto, credo che sia questo lavoro che abbiamo fortemente voluto fin dal primo giorno, sia una delle chiavi di lettura che ci possono maggiormente aiutare nel declinare quello che potrebbe essere un nuovo paradigma, una nuova società fondata su un nuovo paradigma economico e sociale. La politica poi seguirà. Grazie a tutti. Buongiorno, allora io ho il graditissimo compito di presentare questo libro di Paolo Magatti, che compie
ma come diceva Luca, è un nostro, come dire, caro collaboratore, perché molti libri come qui ho scritto all'inizio dell'introduzione sono già stati presentati qui dal Dossetti a partire dal 2004, e se non ricordo male, Mauro una volta si è offerto anche di presentare, mi pare, qui al Dossetti, quindi è proprio un carissimo collaboratore. E una cosa che ho segnalato è che se scarichiamo, e se volete potete farlo ovviamente, dal sito del Dossetti gli interventi di introduzione ai libri di Mauro Magatti e di Chiara Giancardi e quello che Mauro ha raccontato durante gli anni scorsi, ne viene fuori e ne manca uno, perché l'introduzione di Paolo Masciocchi non risulta caricata e viene fuori un libro di più di 100 pagine, quindi potremmo raccogliere gli interventi di Paolo Magatti e farci un libro. Perciò, e questo vuol dire la nostra attenzione, quindi qui mi sentirei di ripetere quello che aveva scritto Giovanni Bianchi in una delle sue introduzioni a un libro di Mauro Magatti. Bianchi ha scritto, confesso di essere da un po' di tempo un adepto del magattismo. Quindi ci ha dato molti motivi per riflettere positivamente. Anche questo è un libro, lo dico subito, io darò soltanto, cioè, leggerò delle parti in modo tale da dare un'introduzione come al solito, non è che farò altro. Alcune cose che mi sembrano assolutamente fondamentali, ecco. È un libro di positività, cioè parte da un'analisi, adesso io non ripercorrerò l'analisi, ma nella seconda parte, chiamiamola così, del testo, fa delle proposte molto che diciamo ridisegnano lo scenario e una serie di possibilità. Ecco, e questo mi sembra nel nostro tempo ciò che bisogna fare sostanzialmente. Ora, il concetto mi pare chiave di questo libro, che porta un titolo molto bello e molto impegnativo, cambio di paradigma, uscire dalla crisi pensando al futuro, mi pare quello di sostenibilità, che si declina questo termine secondo tre significati principali. Primo è la sostenibilità ambientale, cioè, come voi vedete alla fine della citazione, ho messo la pagina da cui probabilmente l'ho presa, cioè l'assunzione del vincolo ecologico per lo svolgimento delle attività economiche, ma anche nuovi stili di vita personale e nuovi modelli di organizzazione sociale. Si pensi al tema della mobilità, alla qualità dell'aria, alla cura idrogeologica del territorio, all'efficienza energetica e così via. Quindi primo, sostenibilità ambientale. Secondo, sostenibilità sociale. Contrariamente al credo neoliberista, che viene analizzato anche nelle sue difficoltà, nei suoi limiti, nei suoi effetti, oggi per rilanciare la crescita occorre tornare a investire sulla società che la sostiene, dal punto di vista infrastrutturale, istituzionale e culturale. Alla lunga, se non c'è sviluppo sociale, con una redistribuzione della ricchezza equa e inclusiva, un forte investimento nell'educazione, la fioritura culturale, tecnica, scientifica e infrastrutturale, non c'è più nemmeno crescita economica. Per l'eccessiva concentrazione della ricchezza, e questo dell'eccessiva concentrazione della ricchezza è un tema che non può essere aggirato. Uno dei modi che abbiamo per rilanciare i mercati interni è tornare a redistribuire in modo più equo la ricchezza prodotta, partendo dalla ritrovata centralità del lavoro e della sua remunerazione. È chiaro infatti che in alternativa alla logica dello sfruttamento vi è solo quella della valorizzazione, che concepisce la crescita come un fenomeno globale. Ci sono anche all'interno del testo dei rilievi sul tema della decrescita, però è chiaro che qui si va nella direzione di una crescita globale consapevole, che è
relativa a una serie di necessari cambiamenti che si concludono col concetto di sostenibilità umana, che per molti aspetti è anche effetto, riassunto, sintesi, risultato, che ha a che fare, scrive Magaldi, con tre aspetti, uno demografico, uno generazionale e uno formativo, e implica politiche familiari, la questione dell'età pensionabile, la disoccupazione giovanile, la scuola e più in generale la formazione della persona, una formazione continua e a lungo termine per evitare che le persone possano trasformarsi in scarti nel corso della loro vita. In questa accezione integrale l'idea di sostenibilità è un vero e proprio antidoto all'intossicazione prodotta dalla finanziarizzazione che ha pensato di essere in grado di sostenere da sé con la propria espansione illimitata la crescita. Ecco, allora direi proprio così su tutto questo come non essere d'accordo. Quindi il primo punto è, se noi proprio prendiamo punto per punto questi concetti di sostenibilità ambientale, sociale, umana, nelle declinazioni che Mauro Magaldi ne dà, penso sia impossibile non essere d'accordo. Non essere d'accordo vorrebbe dire, ovviamente, ritenere che l'ambiente vada soltanto sfruttato fino a spremerlo come un limone, magari costruendo case abusive, discariche non controllate, edifici che crollano al minimo movimento tellurico, inquinando i mari, l'aria e così via, cioè vorrebbe dire fare precisamente quello che da tempo facciamo. Non essere d'accordo vorrebbe dire non investire sulla ricerca e sull'educazione, anzi ridurre gli investimenti in questo settore strategico, burocratizzare l'università, aziendalizzare la scuola, introdurre una mentalità tecnicistica nella formazione della persona, eccetera, cioè fare ciò che precisamente facciamo e che non è stato mutato nella politica degli ultimi anni. Vorrebbe dire non rendere precario il lavoro, soprattutto giovanile, in modo da consentire l'elaborazione di progetti di vita. Mi sposo, compro la casa, metto a nome i miei figli. E io ho due figli che hanno 30 anni, quindi insomma, anche Mauro penso che i suoi figli adesso abbiano almeno un paio più o meno quest'età. No, complimenti, meraviglioso. Io ancora no, purtroppo. E quindi queste cose le conosciamo, evitare insomma che la vita dei giovani pesi sulle famiglie, sui genitori, sui nonni, perché questo accentua le differenze di classe e non permette ascesa sociale, cioè vorrebbe dire fare il contrario di ciò che precisamente facciamo. Allora ci sarebbe da porsi una questione: perché? Tutte queste cose che non sono solo ragionevoli, ma assolutamente condivisibili, sono state prodotte, processate, costruite al contrario nella nostra società. Ci deve essere un problema, ci deve essere un problema di questo tipo. Magaldi propone quindi un pensiero a lungo termine, che proceda oltre l'immediatezza del profitto perseguita dalla finanza, la servitù dai sondaggi a cui è prona la politica, ma, e questo è un punto che mi interessa, anche oltre i flussi di desiderio che orientano i consumi, così ben compresi dalle varie forme di marketing proprie della nostra società spettacolarizzata. Ecco, questo dal mio personale punto di vista, Mauro insegna sociologia, io insegno estetica, sono due discipline diverse, ma su questo punto secondo me ci sono c'è un incontro di straordinario interesse. Perché? Perché diciamo così che il mondo delle merci oggi è anche, non dico soprattutto, ma nelle nostre società industriali avanzate, tardo capitaliste, occidentali, come per esempio il Giappone, la Cina, l'India, no? Occidentali. Il mondo delle merci è soprattutto mondo delle merci simboliche, no? E il mondo delle merci simboliche vuol dire che sì, certo c'è il valore d'uso, certo c'è il valore di scambio, ma il valore simbolico produce profitto. E il valore simbolico si costituisce orientando il desiderio, cioè costruendo quello che posso chiamare l'aesthesis, il sentire.
che è fatto di processi di immaginazione, di gusto, di emozione, tutto questo è aesthesis, no? Allora, se io conquisto il tuo gusto, la tua immaginazione, il tuo desiderio, la tua pulsione, io ho conquistato la tua libertà. E siccome l'essenza dell'essere umano è fondamentalmente la libertà, se non possiamo andarci a fare, davvero, fare altre cose, io ti ho conquistato nell'essenza. E adesso questi processi sono studiatissimi. Il marketing emozionale, per esempio, adesso ha questo scopo. Farti in qualità di consumatore sentire che sei libero. Ecco, se io ti persuado che le tue scelte sono assolutamente libere e autonome, tu sei fatto, sei mio. E questo è quello che precisamente sta accadendo. Quindi questo punto è per me molto importante. Magatti ritiene, direi realisticamente, che, cito, scardinare questa mentalità in condizioni normali è probabilmente impossibile. Ma ritiene anche che si possa nutrire una speranza di cambiamento proprio perché l'attuale situazione è anormale. E cito, è la perdita degli equilibri dello scambio finanziario consumerista a poterci spingere verso una nuova stagione capitalistica di cui la sostenibilità integrale possa essere il presupposto. Ecco, e questo direi che è una proposta molto forte, molto forte. E perché è molto forte? Perché mette l'annuncio, e qui vorrei poi discutere da questa cosa un attimo, mette l'annuncio verso una nuova stagione capitalistica. Allora qui magari scopre delle carte, cioè si mette in una posizione, diciamo così, non si mette in una posizione di una teoria del conflitto, in una posizione, insomma, si mette in una posizione. Ecco. Allora, che cos'è il capitalismo? Allora, che cos'è il capitalismo? L'hanno detto talmente in tanti che è praticamente impossibile saperlo. Allora leggo la definizione che dà la Treccani, la enciclopedia Treccani. Nell'accezione comune, capitalismo è sistema economico in cui il capitale di proprietà privata, parentesi, sinonimo di economia di iniziativa privata o economia di libero mercato. Questa è un'accezione, diciamo, basic. Nell'accezione originaria, e qui vuol dire originaria dal punto di vista della sua emergenza nella storia del pensiero, non nella storia, formulata con intento fortemente critico da pensatori socialisti e poi sviluppata nelle teorie marxiste, capitalismo vuol dire sistema economico caratterizzato dall'ampia accumulazione di capitale e dalla scissione di proprietà privata e mezzi di produzione del lavoro, che è ridotto al lavoro salariato sfruttato per ricavarne profitto. Ecco, allora già entriamo in una zona interessante a mio avviso di ambiguità, cioè cosa vuol dire capitalismo? Ecco, quando si intende per stagione capitalistica, che accezione si usa? Questo può essere un punto di riflessione. E mi chiedo, siamo sicuri che i due significati si possano separare? Cioè che ciò che chiamiamo capitalismo non implichi comunque lo sfruttamento in funzione del profitto? Non è ciò che vediamo accadere tutti i giorni? Cioè è pensabile, qui voglio dire ci sarà una biblioteca su questa roba, è pensabile un capitalismo ben temperato? È temperato da chi se non da ciò che chiamiamo Stato? Ma che ne è oggi degli Stati? Quali funzioni di orientamento e controllo degli spiriti selvaggi, cioè di redistribuzione del capitale in epoca di globalizzazione? E che ne è, in particolare, dello Stato italiano, considerando la quantità in circolazione del capitale legato da noi, specificamente da noi, alla corruzione, alla criminalità organizzata, all'evasione fiscale, al lavoro nero spesso schiavizzato? Ricordate che l'anno scorso qui ho presentato, e quindi la questione del lavoro che è morto, poverino, la questione del lavoro
schiavizzato, noi oggi abbiamo nel sud Italia una cosa come 50.000-70.000 schiavi che lavorano, schiavi, schiavi. E però noi siamo qui, queste cose le diciamo e poi non succede quasi niente, non proprio niente, ma quasi niente. Palmisano, Leonardo Palmisano, se qualcuno se lo ricorda, ecco, che è morto, ma l'anno scorso era qui con me, con noi, no? A chiacchierare di queste cose, a chiacchierare, a dire quello che lui è riuscito. Allora, la proposta di Magatti si articola su analisi, svolta in particolare dall'undicesimo al quattordicesimo capitolo del suo libro, che spingono a una prospettiva positiva. Un nuovo capitalismo è possibile. Un capitalismo non orientato al solo accumulo di profitto, ma capace di adottare la sostenibilità come condizione per la sua stessa sopravvivenza. Questo è un nodo che a me sembra importante. No? Se questa tesi tiene, il capitalismo come condizione per la sua sopravvivenza deve adottare politiche di sostenibilità ambientale, sociale e umana. Questa è la tesi forte del libro, mi pare. Allora, e Magatti la sostiene con degli argomenti, con dei dati molto interessanti. Scrive che oggi anche le imprese si fanno, cominciano a farsi promotrici della sostenibilità. A livello economico, scrive Magatti, la sostenibilità istituisce un nuovo modello di sviluppo in cui il valore economico e il valore sociale sono ricongiunti in un'ottica di lungo periodo. E Magatti a proposito indica per esempio il successo delle benefit corporations, ovvero imprese che pur rimanendo strutturalmente orientate al profitto, dichiarano anche qual è il beneficio che intendono proporre alla propria comunità di riferimento. In termini pratici ciò significa pensare a imprese che operano per alleviare la povertà, per costruire comunità più forti e per salvare l'ambiente, il tutto a favore delle generazioni che verranno, con l'obiettivo di permettere alla società nel suo insieme di godere e di condividere il più lungo possibile una ritrovata prosperità. E vi invito anche, se leggerete il libro, a leggere anche le note, perché c'è la nota che sta a pagina 162, 163, 64, che è molto importante perché entra negli più nelle, come dire, articola di più questo aspetto della finanza a impatto sociale, in particolare la nota numero 3, pagina 163-164, che adesso non sto a riassumere, ma potete leggerla, a mio avviso dà delle indicazioni molto interessanti, anche perché la questione della finanziarizzazione è estremamente importante e qui vengono date alcune informazioni. Però, perché il mio compito è suscitare un minimo di riflessione e discussione, vorrei qui attirare un attimo l'attenzione sulla parola obiettivo che sta nella citazione che ho appena fatto. La citazione che ho appena fatto era questo: in termini pratici ciò significa pensare a imprese che operano per alleviare la povertà, per costruire comunità più forti, per salvare l'ambiente, il conto a favore delle generazioni che verranno, con l'obiettivo di permettere alla società nel suo insieme di godere e condividere il più lungo possibile. Ecco. Prima questa citazione è partita dicendo, ovvero imprese che pur rimanendo strutturalmente orientate al profitto. Ecco. Allora, qui la parola obiettivo indica l'orientamento, il fine. Ecco, allora mi chiedo, si tratta di un fine o di un mezzo? Perché se l'impresa è strutturalmente orientata al profitto, e sì, ricorderei che anche Weber ha indicato la peculiarità del capitalismo nel calcolo razionale del profitto, vuol dire che ha come fine il profitto e quindi permettere alla società di godere e condividere una ritrovata prosperità diventa un mezzo per ottenere il profitto. Ora, la nozione di mezzo sarebbe interessante da studiare in sé, ma qui mi interessa solo stabilire questo: se la prosperità sociale sia un mezzo necessario
per ottenere il profitto o meno. Perché nel caso si riesca a stabilire tale necessità, e allora diventa molto interessante tutto questo progetto. Però non si tratta di una necessità logica e nemmeno di una necessità storica, intesa in un senso storicista, ma direi, con buona pace dei miei colleghi di logica del Dipartimento di Filosofia, una necessità contingente, cioè una strana forma di necessità. L'ho messo un po' tra virgolette, mi vanto di questa piccola necessità contingente, mi piace. Perché capite che è un ossimoro. Il necessario, filosoficamente, il necessario è precisamente il contrario del contingente. Parlare di necessità contingente è una roba strana, però mi sembra che qui si possa, cioè una necessità legata alla fase attuale del divenire politico e sociale. E così la proposta diventa molto interessante, e interessante a questo proposito il rinvio che Macatti fa all'articolo molto noto di Porter e Kramer, Reinventing Capitalism, che è dedicato a mostrare la congruità, questo termine congruità andrebbe esaminato bene, tra progresso sociale e produttività della catena del valore. Ovviamente a questo rilievo che ho appena fatto si può facilmente obiettare che la felicità non consiste soltanto nel profitto. Se la società, cioè un po' questo è il ragionamento mi pare, se la società è nel complesso prospera, è anche soddisfatta e pacifica. E questo è un bene per tutti, anche per chi persegue come scopo il profitto e accumula capitale, poiché in genere costui non desidera vivere in un ambiente conflittuale, o almeno altamente conflittuale, in quanto tale situazione metterebbe in gioco la sua sicurezza. Chiaro che il capitalista cerca il profitto, ecco, però cerca anche la sicurezza e la pace sociale. A questo si potrebbe ulteriormente obiettare che la sicurezza può comunque essere garantita attraverso l'uso della forza, come oggi avviene in molte parti del mondo. Chiunque sia stato per qualche tempo, ma non dico in Sud America, ma in Centro America, in Messico o che ne so a San Paolo, ma anche solo a Los Angeles, ecco, capisce che cosa voglio dire. La sicurezza può essere garantita attraverso l'uso della forza, come oggi avviene in molte parti del mondo, e che può, anzi, essere meglio garantita in situazioni di forte squilibrio sociale, perché queste producono una più chiara separazione socioambientale, come avviene in molti paesi non europei. E poi direi, forse più profondamente, cosa sia la felicità. Quel fine ultimo, nei confronti, fine ultimo aristotelicamente, nei confronti del quale il profitto sarebbe uno scopo, quanto essa, la felicità, sia legata a processi di differenziazione sociale e quindi al controllo sul corpo e sull'anima degli altri, delle persone altre da me, non è facile sapere. Ecco. Cioè felicità si dice in molti modi e comunque abbiamo a che fare con dispositivi di estrema complessità, che implicano un intreccio, una matassa. Matassa è il nome che un noto filosofo del Novecento, Deleuze, dà al termine dispositivo, che è un termine fissato da Foucault. Una matassa quasi indistricabile di desideri, immaginazioni, pulsioni, che travalicano la sfera dell'economico, ma incidono potentemente su di essa, perché costituiscono l'ambito di un fine rispetto al quale il profitto è un mezzo. Tutto ciò non è oggetto specifico del nostro incontro di oggi, ma Macatti dice cose interessanti anche su questo punto nel capitolo dedicato ai nuovi consumatori, nuovi beni. Il nuovo consumatore ha una accresciuta sensibilità valoriale. La figura del consumatore credo sia proprio strategica nel discorso attuale. Un atto che già accennavo prima. Macatti scrive, ha una cresciuta sensibilità valoriale in via di metabolizzazione,
rispetto delle due punti, rispetto delle regole ambientali, sensibilità sociale e qualità dei rapporti di lavoro sono tutti aspetti che, un po' per volta, si stanno affermando come valori a cui i consumatori tengono e che, non a caso, le imprese più intelligenti hanno già chiaramente colto. A partire da tale incremento di attenzione si tratta di riflettere su quali possono essere i nuovi beni, la parola bene è molto interessante, in grado di aprire nuovi spazi economici per il nostro futuro. E qui si aprono i grandi temi delle infrastrutture della vita sociale e delle possibilità associate all'innovazione tecnologica, che complessivamente precipitano nell'idea di un rinnovato welfare. Più che un insieme di prestazioni individualizzate, scrive Magatti, che rientrano nella logica del modello di consumo, il welfare va dunque concepito di nuovo in rapporto a un progetto di società, a un modo di stare in relazione, modo, e questo direi che è un aspetto fondamentale su cui è importantissimo riflettere, la questione della relazione, vivere la propria individualità all'interno di una comunità di appartenenza. Io penso che questo sia davvero un punto cruciale, cioè bisogna rinnovare la riflessione sul concetto di relazione. Per una questione, direi, di carattere teorico molto rilevante, almeno secondo me. E noi siamo abituati a pensare, ma è un pensiero che ci deriva da un'impostazione filosofica potentissima, che esistano prima gli individui e poi le relazioni concepite tra individui. Invece bisognerebbe cominciare a pensare alla relazione istitutiva. La relazione istitutiva è la relazione che dice come, cioè che produce i processi di soggettivazione. Ecco, questo è importantissimo. Ma è una, diciamo così, è una mentalità che va scavata questa filosoficamente, perché non è facile da costruire proprio a livello teoretico questa cosa. Però credo sia strategica. Perché? Perché ne va della qualità della vita. Ne va della qualità della vita se partiamo dalla relazione. Se la relazione diventa il valore prima dell'individuo, prima di un individuo sostanziale che esiste in sé, per dir così, costituito secondo le sue proprietà. Ecco, no? È la relazione che permette che esistano le qualità dell'individuo, le proprietà dell'individuo. Mi andrebbe girata un po' la questione proprio dal punto di vista, diciamo, filosofico. Allora, modo di stare in relazione e di vivere la propria individualità all'interno di una comunità di appartenenza. Scusate, non riesco a trattenermi da una cosa. La principialità della categoria della relazione dal punto di vista cristiano sta nel fatto che il Dio cristiano è Trinità, cioè che viene innanzitutto la relazione. Ecco, chiusa la parentesi. Dalla qualità di questo rapporto reciproco e sostenibile dipende una buona parte del nostro futuro. Il welfare non va ridotto alle pur necessarie tecnicalità delle politiche sociali né a semplice meccanismo di spesa. Al contrario, esso va pensato come un processo intimamente associato alla dinamica stessa dello sviluppo. Più che un costo, il welfare è un investimento di crescita individuale, di capacitazione, di soddisfazione, di tutela e cura, di coesione. Metterci in questa prospettiva aiuterebbe a valutare meglio, in un'ottica economica più adeguata e approfondita, l'impatto di determinate politiche e la loro efficacia. Proviamo a tradurre concretamente questo principio generale. E Magatti lo traduce, pagina 146-47, traduce anche in un programma strategico di medio-lungo periodo questo principio, che riguarda complessivamente la riqualificazione dei contesti socio-economici. Scrive così: promuovere e premiare gli investimenti materiali e immateriali, privati e pubblici, l'imprenditorialità, la partecipazione civica e sociale, la ricerca, l'innovazione, non solo tecnologica, ma anche dei modi di vivere, abitare, educare e curare. Combattere gli sprechi, la corruzione, tutto ciò che si limita a estrarre valore dalla collettività. Garantire una più equa redistribuzione delle risorse nella logica del riconoscimento delle tante forme di contribuzione. Innovare profondamente la tassazione rendendola una leva premiale nei confronti di tutti i contributori.
riconoscere la centralità della capacitazione attraverso un'azione di innovazione profonda del sistema educativo nel suo insieme. Ecco. Allora, il mio auspicio è che questo sia l'invito che possiamo rivolgere ai politici che ci governeranno. Grazie. Grazie, in piedi così facilito. Chi ascolta, grazie, grazie. Sempre una delle ragioni per cui vengo volentieri qui è che ci sono queste presentazioni che sono molto stimolanti. Grazie Roberto, mi piace molto, sono piaciute molto le cose che ha detto. Naturalmente ha acceso tutta una serie di punti che cercheremo di sviluppare in un percorso anche di ricerca comune. Sì, vi svelo un piccolo retroscena di questo libro che non doveva essere scritto, perché Feltrinelli ne aveva già uno che è slittato a questo punto al prossimo settembre, che è un po' più impegnativo dal punto di vista intellettuale. E dopo il referendum io conoscevo per ragioni scoutistiche il buon Renzi, non sono mai stato un renziano, e dopo il referendum ci siamo visti un po' di volte, ho cercato di spiegargli che forse doveva, cioè, interpretare un'epoca storica nuova. Lui ha preso ordinatamente appunti, ma è andato avanti con la sua linea, cioè è la ragione per cui politicamente credo ci troviamo qui, non è solo colpa sua, ben inteso, ma Renzi è stato il più giovane dei vecchi, invece di essere il più vecchio dei giovani, cioè. Il problema non era tanto fare la programmazione, il problema era aprire e aiutare il paese e l'Europa a aprire una stagione storica nuova. Aveva in mente, diciamo, termini centrosinistra Blair, aveva in mente che l'economia doveva tornare a correre, non è che non erano tutti contenti che il PIL sia dell'1%, dell'1,5%. È del tutto evidente che la questione non è semplicemente questa, perché siamo in un'altra epoca storica. Questo per me è la premessa di tutto il discorso, cioè nella storia tutto cambia e tutto continua, quindi se volete vedere il bicchiere mezzo pieno, vedetelo mezzo pieno, mezzo vuoto, la stessa cosa. Ma per me è fondamentale capire che c'è stata una stagione storica dal 45 al 68, poi c'è stata una transizione negli anni 70 che è proseguita negli anni 80, un'altra stagione storica dal 1989 al 2008. Con il 2008 è cominciata un'altra transizione, per me evidente, non sappiamo dove stiamo andando, tutte le variabili economiche, politiche, culturali, è tutto in movimento. Il problema non è far ripartire la macchinetta, che poi il PIL sia positivo è meglio che sia negativo. E se il PIL è positivo, perché si sono inventati delle politiche monetarie espansive, cosiddetto quantitative easing, che in questi anni, prima in America e poi in Europa, fa respirare un po'. Ma questo respiro dovrebbe servire per avere delle idee, non per pensare che sia la soluzione, perché siamo nel casino universale, come sempre nella storia. Abbiamo una montagna di questioni, da tutte le parti. Dico, come è normale che sia, perché siamo 8 miliardi sulla Terra, veniamo da una stagione storica prometeica, perché il PIL, la capacità di produzione mondiale era doppiata in 20 anni, cioè una cosa che centinaia di milioni di persone nel mondo si sono mosse da condizioni di povertà, hanno cominciato a cercare il benessere. Pensate a quello che è successo solo alla Cina, solo per dire, no? Cioè, veniamo da una storia pazzesca. Abbiamo una montagna di problemi, piantiamola ad immaginare che il problema sia l'1,3, l'1,4 del PIL, o immaginare che ci sia il prossimo Di Maio, Salvini, cioè, o Berlusconi, o anche Renzi, cioè che ci sia uno che arriva e ci risolve il problema, perché non arriverà. Cioè, è una cosa che ci riguarda personalmente, culturalmente, che riguarda tutti. Non c'è la soluzione, ecco,
La soluzione non c'è, non esiste una soluzione. Bisogna stare in mezzo ai processi, cercare di dare il proprio contributo, lavorare per cercare di costruire delle vie, passo per volta, perché la storia, in genere, come le vite, avviene senza sapere esattamente cosa succederà. E quindi non si sa. Scusate se me la prendo così, ma c'è, sono anche, c'è una certa età, sono recentemente diventato nonno e subito aggiungo, non ci sono più i nonni di una volta, chiaramente, cioè, ma basta, cioè, non se ne può più. Cioè, bisogna tornare a dire delle cose un po' chiare, cioè non c'è la soluzione, non ce l'ha nessuno. L'epoca che avevo alle spalle, l'ho appena finito di dire, ha avuto dei grandi meriti, non è che ha avuto solo dei meriti, ha avuto dei grandi meriti, ha mosso l'intero mondo, è stato la vicenda della liberalizzazione, la globalizzazione, la finanziarizzazione, tutta la stagione che ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni, è una stagione che da certi punti di vista, cioè, uno non può dire che non ha dei grandi meriti, no? Ho appena finito di dire, centinaia di milioni di persone si sono mosse dalla povertà, un grande merito, non è che solo demerito, solo che ci consegna e consegna al mondo, come dire, come tutte le stagioni storiche, un'eredità pesantissima, che, diciamo, si può ridurre la domanda, è mo? Cioè, una volta che il trucco, che insisto, c'entra col 1989, cioè che quando l'idea neoliberista si combina con un fatto politico, la caduta del muro di Berlino, che si rende possibile una stagione, 20 anni, in cui c'è solo un sistema politico che comanda, diciamo, quello occidentale, anglosassone, americano, quindi sulla base dell'esistenza di un'unica autorità politica è possibile fare un'operazione pazzesca di far aumentare, diciamo, sostanzialmente la finanza illimitatamente, e la finanza è una leva, non è una cosa malvagia, la finanza è una leva, per cui quando voi dovete comprare la casa è grazie alla finanza che acquistate la casa, no? Perché grazie alla finanza vi fanno un mutuo, pagate adesso, poi restituite i soldi nel tempo, se non esistesse la finanza non potreste non comprare la casa, quindi la finanza non è un male, no? Altre cose sono problematiche, quindi la finanza è stata una leva per fare delle cose, e attraverso la finanziarizzazione, la liberalizzazione, è stata fatta una leva pazzesca a livello planetario, per cui il mondo ha fatto un salto. Problema che quella cosa lì era prometeica, no? Cioè l'idea era, abbiamo scoperto un sistema attraverso tecnico attraverso il quale noi siamo in grado di assorbire qualunque rischio e di usare all'infinito questa leva. L'ha scritto in un certo senso Ratzinger come nel ciclo del 2008-2009, adesso insieme tutte le cose, la carità severità, no, Ratzinger ha scritto nel ciclo negli anni della crisi, che adesso mi vanno insieme i riferimenti, in cui fondamentalmente diceva che era un problema culturale, non era un problema, cioè, perché c'è stato dietro un immaginario prometeico, abbiamo trovato la pietra filosofale, capite? È stato quello, noi abbiamo vissuto per 20 anni in questo grande mito, abbiamo trovato un sistema che ci fa tutti felici e ci fa crescere all'infinito senza limiti. Per cui, come dico nel testo, quella stagione 1989-2008 si è basata su uno scambio, perché i sistemi scapitalistici si fondano sempre su uno scambio sociale e politico, e lo scambio era finanza per consumo. Cosa voleva dire finanza per consumo? Voleva dire che in mezzo ci stava la politica, no? Finanza è, accettiamo questa liberalizzazione della finanza e i profitti che si porta dietro, in cambio, attraverso questa leva, noi garantiamo l'accesso ai consumi a tutti, dove il consumo diventa addirittura più importante del lavoro. È in quella stagione di crescita, in quel modo, che i salari cominciassero e le condizioni di lavoro cominciassero, come dire, a declinare. Non era un problema, perché mentre si espandeva la finanza, il lavoro e i salari potevano anche peggiorare,
perché l'importante era poter consumare, essere consumatori. E come si consumava? Attraverso il debito privato, soprattutto negli Stati Uniti, e attraverso il debito pubblico, soprattutto in Europa. Il debito pubblico era, diciamo, lo strumento che la politica aveva per costruire il proprio consenso, vincere le elezioni. E questo, no? Il punto è che nel 2008, quando c'è la crisi finanziaria, quando questo sistema unilateralmente espansivo subisce, ne aveva già subito un paio, subisce un infarto nel suo cuore, Wall Street, ci si accorge che in quei 20 anni il mondo è cambiato, perché è nata nel frattempo l'Unione Europea, c'è l'euro, ci si è accorti che la Cina molto velocemente diventa un soggetto politico, l'Unione Sovietica non esiste più e nel frattempo è nata la nuova Russia di Putin, c'è tutto il mondo islamico sotto sopra, aveva cominciato alla fine degli anni 70, che è un soggetto di grande ribellione. E quindi cos'è successo? Che il post 2008 quella leva lì non funziona più come ha funzionato in quei 20 anni, perché la finanza ha un fondamento politico in ultima istanza, per cui l'intervento del governo americano mette a posto l'area dollaro. Ad esempio in Europa è successo un casino, perché tu dovevi fare un'operazione politica sull'area euro e non avevi un governo politico, per cui quello che è successo in Europa è successo che noi abbiamo affrontato una tempesta senza avere gli strumenti di navigazione, no? E quindi l'area più debole dell'Europa ha pagato dei costi sociali, umani, molto più pesanti, in particolare la Grecia, dove è successo un macello, in parte anche in Italia, buona parte anche in Italia e in Spagna, cioè. E ci si è accorti che dall'altra parte la Cina va per conto suo, la Russia, e quindi ci troviamo in un mondo radicalmente diverso da quello degli anni 90. Per cui il giochino rifacciamo crescere la finanza come motore universale dello sviluppo universale, in quei termini lì non funziona più. Per cui il sistema capitalistico, non perché è buono o non buono, è alla ricerca di un nuovo equilibrio che non sa quale sarà nemmeno lui. Cioè, quindi siamo in un'epoca di transizione profonda, di trasformazione, cambia la forma, trasformare, siamo in una metamorfosi i cui esiti sono del tutto aperti. Possiamo andare verso una forma capitalistica migliore di quella che abbiamo lasciato, che per quanto mi riguarda non era particolarmente desiderabile, oppure possiamo andare verso un esito molto peggiore di quello che abbiamo lasciato. Siamo in questa epoca, siamo in un punto, diciamo, grave, ecco, della storia. Quindi, diciamo, l'età media non è propriamente giovanile, siamo tutti, gran parte siamo, diciamo, abbastanza noti, vedo che avete messo in prima fila l'unico, quanti anni hai tu? 22, ecco, diciamo così. Noi adesso, tutte le persone che vedete poi faranno un investimento su di te, diciamo così, tutti metteranno per finanziare i tuoi studi, perché sei la nostra speranza. Vabbè, no, scherzo. Ma insomma, però è proprio grave, capite? È proprio grave, e io sono appunto anche incavolato con, in particolare con Matteo Renzi, perché ha sprecato un'occasione pazzesca, invece di fare un discorso serio al paese e di dire: cari signori, qui siamo nei guai, ci abbiamo 10 anni da lavorare insieme, ha pensato che dando un pizzicotto all'economia si risolvevano i problemi, si dicevano le lezioni, cioè, perché adesso siamo in un rinculo pazzesco e vediamo dove andiamo a finire. Quindi questo è un po' lo scenario, siamo in un cambio di epoca, un cambio di fase, ma perché la storia funziona così, il capitalismo ha delle stagioni, poi il capitalismo funziona fino a un certo punto, marxianamente ha le sue contraddizioni e le contraddizioni esplodono, diciamo, noi siamo in questa fase. Naturalmente dietro c'è il punto da cui io
provo da tanti anni a fare dei ragionamenti, cioè dietro c'è la questione della libertà, c'è la questione dell'individualismo, c'è la questione della comprensione della nostra costitutiva relazionalità. Questo è un punto filosofico che abbiamo dietro le spalle, no? E certo, questo è il punto di fondo per quanto mi riguarda è quello, no? Cioè, siamo dei, adesso la storia, la vicenda sarebbe lunghissima, non possiamo affrontarla, evidentemente, perché è secolare, no? Quest'idea che noi siamo individui, che esistiamo a prescindere. Io ho avuto la fortuna, l'anno scorso ho fatto un anno sabbatico, sono stato in giro, sono stato in vari posti, tra cui le periferie di Nairobi, dove sono tornato adesso un mese, che l'anno scorso è stato un mese e mezzo, cioè se uno va in un'altra parte del mondo, l'Africa è un casino, una società che ha miliardi di problemi, e però ti accorgi che noi siamo, quando torni qua dici, noi siamo malati di mente, vero? Siamo tutti disturbati. Noi siamo tutti, non lo dico seriamente, siamo tutti disturbati. Perché siamo, abbiamo talmente disimparato ad avere relazioni umane che ci facciamo male continuamente gli uni con gli altri. Cioè, una roba. Là hanno mille problemi, compresa la violenza e tutto, però, come dire, ti accorgi che il tessuto umano relazionale è intenso ed è comunque un grembo dove le persone vivono la loro vita felicemente. Da noi, per quello che io vedo, a partire dall'università, cioè sono Covid malati di mente. No, sono Covid malati di mente, in cui tutti siamo così malati nella nostra incapacità di avere relazioni con l'altro, che deve essere sempre immagine di noi stessi, no? Per cui viene fuori un dolore pazzesco, abbiamo tutto il benessere che vogliamo, no, basterebbe dare i dati sul processo di, cioè a Milano il 40% dei nuclei familiari è costituito da una persona sola, rendiamoci conto del problema, cioè c'è qualcosa che non va, ma c'è qualcosa che non va, non solo perché c'è il problema dell'invecchiamento, di cui si potrebbe anche dire qualche cosa, ma non si può. Abbiamo dei problemi seri a proposito del tema della libertà, capite? Non è che abbiamo raggiunto dei grandi risultati storici, la democrazia, il benessere, sono grandi, grandi risultati, ma dobbiamo tornare a riflettere su questa questione della libertà, perché non va bene, non va bene così. Adesso dirò anche perché, diciamo, c'entra in questa crisi. Bene, allora, dunque, siamo... Questa è la mia visione, cioè siamo dentro una trasformazione, stiamo cambiando pelle. Perché, è stato citato prima, Max Weber ci ha detto una cosa importante oltre a quella che è stata detta, cioè che il capitalismo, che ha a che fare con anche con rapporti di potere, questa è la versione di Marx, ma e quindi l'economia, è sempre anche un'elaborazione culturale. È stato accennato prima, nel libro ne parlo, una delle grandi questioni, cioè in questa fase abbiamo quali rapporti politici vogliamo, dobbiamo costruire per generare un'altra fase di crescita, che è il tema dei confini. Un'altra domanda è quali beni produciamo nei prossimi 20 anni? Perché la parola beni, così come il tema valore, valore economico, i beni sono, diciamo, nella modernità per varie ragioni, abbiamo detto, vabbè, il bene è una cosa un po' impegnativa. Cominciamo a parlare di beni che sono più vicini alle persone, no? Quindi abbiamo prima prodotto vestiti, abbiamo prodotto le case, le automobili, poi negli ultimi 30 anni, come è stato giustamente detto, abbiamo prodotto beni simbolici, quindi... tutta la produzione mediale, i viaggi, l'esperienza, l'economia dell'esperienza cosiddetta, sì, e mo cosa produciamo noi in Occidente? Che beni produciamo? Quali sono i beni che possiamo produrre in una società avanzata matura? Questa è una domanda serissima, economica,
perché questo ce l'ha spiegato Weber. Weber ci ha spiegato che l'economia non è, io ho studiato la Bocconi, quindi siamo garantiti per quanto mi riguarda, cioè non abbiamo complessi di inferiorità nei confronti degli economisti. Negli ultimi 25 anni si è pensato che l'economia è una macchinetta. L'economia non è una macchinetta. L'economia è un prodotto culturale istituzionale. Non lo dice Mauro Magatti, che non me ne frega niente, diciamo così. L'autore di riferimento è Max Weber, diciamo che è contestato. E l'abbiamo perso totalmente. Si ragiona come se fosse una macchina in cui qualcuno deve metterci le mani per farlo funzionare e girare bene. Non è così. L'economia evolve in rapporto all'evoluzione culturale dei mondi. E la questione della crisi, come fu negli anni 70, è che dobbiamo trovare dei nuovi assetti, ma anche dobbiamo chiederci quali sono i beni che produciamo, che cosa cavolo ci serve l'economia, per fare che cosa. Allora, il mio libro lo potete prendere semplicemente come un commento alla Laudato Si. Tutto quello che dico io, diciamo così, è il taglio che nella Laudato Si, grandissimo, grandissimo Papa che abbiamo, grandissimo, grandissimo Papa, con i suoi difetti, grandissimo Papa non europeo, grandissimo, dobbiamo solo star zitti quando parla Papa Francesco, con tutti i suoi difetti umani, ma è grandissimo, che sta cercando disperatamente di dire qualche cosa a noi europei completamente rintronati, invecchiati, dove c'è un problema di scristianizzazione totale e quelli che l'hanno prodotto rompono le palle su Papa Francesco. Adesso c'è anche un limite, vero? No, c'è anche un limite. Cioè veniamo da una stagione che ha prodotto un continente che ha un livello di invecchiamento che non esiste da nessuna parte del mondo, un livello di scristianizzazione che non esiste da nessuna parte del mondo, questo povero Cristo che viene diventa Papa dopo che quell'altro si è dimesso per delle ragioni ben specifiche, in 5 anni è lui la causa di questa roba. Ah, adesso scherziamo, vero? Cioè, perché anche qui bisogna un attimo cercare minimamente di avere il senso delle cose. Poi ripeto, Francesco, come tutte le persone, ha dei limiti, questo è normale. Possiamo tranquillamente, serenamente mettere in evidenza anche i suoi limiti. Però è chiaro che lui, non europeo, diciamo che parla al mondo, sta dicendo qualche cosa a noi europei. Se non lo vogliamo capire, vabbè, amen, diciamo così, in particolare i cristiani. Dunque, il mio libro è un commento, l'ho dato sì. Niente di più, diciamo così. Insomma, è solo io commento, l'ho dato sì. Oppure, diversamente, diciamo, prendo sul serio alcuni spunti che ci sono nella Laudato Si. Quindi siamo dentro una trasformazione, quello che abbiamo fatto in questi 10 anni è solo cercare di evitare il peggio. E sono state fatte, appunto, in particolare la quantitative easing, che è stata un'idea abbastanza geniale, è un intervento molto prezioso perché ci consente di guadagnare tempo. Diciamo così, no, sì, adesso vediamo, perché diciamo, l'operazione ha prodotto risultati anche buoni, per suscitarvi, se non vi addormentate, diciamo così, no, siamo passati dall'eroina al metadone, siamo in una fase di metadone, e sì, è così, cioè, siamo passati dall'eroina, che era il momento della finanza puramente privata, sregolata, al metadone, cioè che sono le banche centrali che mettono nel sistema la quantità sufficiente, diciamo, di droga per far sì che il sistema regga. Naturalmente il problema è che questo metadone alla fine da qualche parte deve andare, e più che altro bisognerebbe avere un'idea di cosa succede alla fine del metadone. Diciamo, siamo in questa fase, adesso per dirla molto concretamente, questa qua. Siamo in una fase di metadone, forse intanto che cerchiamo, tentiamo di ridurre l'esposizione alla sostanza stupefacente, forse dovremmo cercare di appunto porci una domanda di come viviamo, come vogliamo vivere. Questo, no? I sistemi politici stanno registrando questa ansia, perché l'uomo della strada che non viene a questi corsi, che non capisce niente, perché poveretto, nessuno dice, è rimbambito totalmente dai nostri sistemi mediali che abbiamo scassato negli anni 70, per cui non ha idea di quello che succede. Cioè, però capisce che la festa è finita,
capisce che la roba non tiene, capisce che le speranze per i suoi figli sono scarse, non sa bene se la sua pensione durerà, cioè lo capisce più di noi, capite? Lo capisce sulla sua pelle, per quello poi che è cazzato. E se la prende col migrante, perché ha ragione, io vivo con i migranti, no? Ma ha ragione, perché gli fanno tutte le prediche. E poi dopo il migrante ce l'hai lì tu, perché quelli che fanno le prediche stanno dove non ci sono i migranti, normalmente. E non l'hanno, l'hanno visto col binocolo, il migrante, ah, il migrante, vanno accolti, poi stanno nei quartieri in cui il migrante non ce ne manco mezzo. Tanto nelle periferie, se tu c'hai un bel caseggiato di 30 palazzi, in cui da, in 10 anni ti trovi 10 persone che, con nome sconosciuto, che non parlano la tua lingua, nel frattempo sei diventata vedova, altro che essere incazzata, scusate, te la prendi come... Cioè, il precipitato delle trasformazioni di cui stiamo dicendo è quella roba lì. Io non sto giustificando, ma sto dicendo che l'uomo della strada sente che la cosa non tiene più. Sono le elite che pensano col vecchio schema che aggiustando un po' la macchinetta torneremo tutti felici, no? E questa è la protesta nei confronti delle elite. E che le elite non cambiano il cervello, come sempre succede nella storia, quando hanno tagliato la testa al re di Francia, no? Cioè, perché le elite sono sempre convinte che la storia l'hanno capita loro. È sempre stata così la vicenda, per cui quello che sta succedendo, cioè in America ha vinto uno come Trump, che è un furbacchione evidentemente, no? Ma ha vinto contro tutto l'establishment americano. Cioè, più evidente di così, cos'è che ci deve accadere? Cioè, cosa deve succedere? In Italia, no, abbiamo... Cioè, Salvini e Di Maio, cioè dici, ma cosa altro deve succedere? Cioè, cosa deve capitare ancora per capire che siamo da un'altra parte della storia? Siamo da un'altra parte della storia. Bene, allora, il libro si svolge, la scheda del libro è, si è rotto uno scambio, nel dopoguerra lo scambio era tra... produzione di massa, sviluppo industriale, salari, aumento dei salari e distribuzione dei servizi di welfare. Quello che la letteratura si chiama scambio fordista-welfarista. Poi siamo entrati in un'altra stagione in cui lo scambio è stato tra finanza e consumo. Liberalizzazione della finanza, sviluppo della finanza e alimentazione dei consumi che diventano l'elemento centrale. Io credo che questo scambio, così come quello dopoguerra negli anni 70, non funziona più. E dobbiamo cercare di costruire un altro scambio. Il capitalismo sta cercando di costruire un altro scambio. Prima riusciamo a intuirlo e prima riusciamo a costruirlo, meglio è. Questo per me è, diciamo, è il tema politico. Nel libro io identifico due poli, non perché mi immagino quel mondo vale di più, vale di là, diciamo, vabbè che uno è narcisista, ma ci sono dei limiti, diciamo, no? Ma i due poli sono costruiti per aiutare un po' a ragionare, diciamo, no? Per avere in mente qualche punto di riferimento, poi la storia andrà da qualche parte. E ahimè... sono preoccupato più di quanto ho scritto, più di quanto ho finito di scrivere questo libro, cioè più o meno la scorsa estate, cioè i segnali non sono favorevoli, no? Allora, la questione la pongo così, una metafora che forse qualcuno, perché la uso spesso, perché la trovo sinteticamente efficace. Tra l'89 e il 2008 siamo entrati nell'epoca della, tra virgolette, globalizzazione. È come se tutte le imbarcazioni, territori, imprese, stati, avessero superato lo stretto di Gibilterra e fossero entrati nell'oceano. Siamo entrati nell'oceano. Per ragioni culturali, tecniche, economiche, il mondo è più integrato. Siamo entrati nell'oceano. E per i primi 20 anni è successo che nell'oceano tirava un'unica corrente tendenzialmente regolare che spingeva da dietro tutte le imbarcazioni al largo. La finanziarizzazione, la liberalizzazione, bla bla bla.
eravamo già sull'oceano, qualcuno si rendeva conto che eravamo sull'oceano, altri come noi, aperta parentesi, il berlusconismo, chiusa parentesi, era lì con la coppa dello champagne sopra il ponte, diceva brindiamo, siamo tutti felici consumatori, è l'epoca della felicità individuale, diciamo, sostanza, diciamo, questo è il senso del berlusconismo in Italia, cioè la versione più becera di quello che è successo nella stagione storica precedente. Per cui noi felicemente, perché l'ha tecnicamente cazzeggiato per 20 anni, diciamo, sfruttando il vento che ci spingeva là. Nel 2008 c'è stata la tempesta, qualche nave affondata, comunque gran casino, grazie alla capacità appunto di alcuni, diciamo, nocchieri abbiamo evitato il peggio. In questi anni la tempesta si è calmata, ma passata la tempesta, noi siamo adesso in mezzo all'oceano, il mare è molto difficile, ci sono venti contrastanti, devi imparare a stare sul mare, il che vuol dire due cose, devi darti una rotta e devi capire che sul mezzo all'oceano non ti salvi da solo, ti puoi salvare solo insieme agli altri, cioè bisogna rimettersi insieme, questo è il tema per me fondamentale, ho cercato di spiegare la materia, ma niente, non c'è stato niente da fare, cioè il tema è il legame sociale. Oggi il tema è come ci rimettiamo insieme, è di questo di cui si sta parlando. Perché siamo in mezzo all'oceano, e in mezzo all'oceano tu da solo non vai da nessuna parte. Se, diciamo, ti puoi augurare di essere su un'imbarcazione che capisce che deve stare in mezzo al mare. Ma c'è qualcuno addirittura che pensa di girare e tornare dentro. Il che vuol dire una cosa sola, guerra. Cioè, tornare dietro vuol dire facciamo la guerra, diciamo, che speriamo che sia l'estremazzo, vero? Ma è del tutto evidente che il tema è appunto questa questione dei confini, che non va demonizzata, ma va interpretata, è il contrario, anche qui quei deficienti della sinistra, scusate, mi sono un po' agitato, ma perché il tempo secondo me un po' richiede un po' di agitazione. Cioè, il tema è il legame sociale, ma come fai a non vederlo che è il legame sociale, santo Dio? Il tema è il legame sociale, certo che è il legame sociale. E il problema è fare una proposta sensata, non regressiva, che però assuma la questione del legame sociale. Come negli anni 70, anni 80, il tema, dopo quei 20 anni in cui tutto era... aveva avuto i suoi meriti quella stagione, no? Ma c'era una questione di liberazione, c'era, era vera. Poi è stata detta dai 68, è stata detta dai neoliberisti, ma la questione della libertà era una questione a quell'epoca della liberazione individuale, era una questione vera che accentrava con questioni politiche e economiche. Così oggi il tema è rimettersi insieme. E cosa vuol dire rimettersi insieme? Come ci rimettiamo insieme? Per far che cosa? Ma è come ci rimettiamo insieme oggi il tema, non è più, non siamo più in una stagione in cui tutto si espande e tutto si slega. Cioè quella lì è la stagione storica precedente. Oggi siamo in una stagione in cui quel processo lì non c'è più. Bisogna tornare a essere capaci, diciamola così, di generare crescita, sviluppo, devi sapere dove stai andando, devi ridarti delle regole per stare insieme. Devi fare qualche cosa per tenere il mare. L'Italia qui è messa abbastanza male, vero? Diciamo così, nel senso che il problema è chiaramente un problema, tra virgolette, politico. Cioè, Trump, che ha vinto le elezioni contro tutto l'establishment conservatore, che è un furbacchione, Trump, chiaramente è un furbacchione, cioè uno di quelli che salta sempre da un punto all'altro lasciando disastri, cioè quindi vedremo come va a finire la decisione di Trump. Ma Trump dice esattamente il contrario di quello che diceva Reagan e la Thatcher. Esattamente il contrario. Reagan e la Thatcher e tutto il neoliberismo avevano rotto l'ortodossia keynesiana
la strategia di Keynes nel dopoguerra era: chiudiamo i confini, perché tutto era chiuso, costringiamo l'economia a crescere in rapporto alla società. Il neoliberismo, che poi ha portato dopo l'89 alla stagione delle colonne spagnole, ha detto esattamente il contrario. Aveva capito che in quelle condizioni lì non si cresceva più, e da questo punto di vista ha avuto ragione, e ha detto: liberalizziamo l'economia, l'economia deve crescere a livello planetario, se sganciamo l'economia dalla società, l'economia cresce, e la crescita dell'economia produrrà una crescita anche della società. Questo gioco, per una certa fase, in un certo modo, ha anche funzionato. Dopo il 2008 non funziona più. Adesso il tema è esattamente che si sta cercando di capire come rileghiamo l'economia e la società, che è il tema dell'immagine dell'imbarcazione che ho appena finito di dire, no? Perché non c'è più un sistemone che va per conto suo a cui tu ti attacchi, ma devi rinegoziare il rapporto tra la tua economia e la tua società per generare una crescita dentro l'oceano. Capite? Questo è veramente un cambio di paradigma. È proprio un cambio di paradigma. Abbiamo una questione diversa da affrontare. E quando Trump dice America First, dice questo, no? All'opposto di Reagan e Thatcher, dice: voglio che le imprese americane tornino a investire in America. Appena finito di dire il contrario, abbiamo detto per 30 anni che dovevano fare il contrario, adesso mi dici che quando metti i dazi contro la Cina sta dicendo che l'America non ha più vantaggio dal fatto che c'è una produzione a basso costo in Cina, ma fa la guerra commerciale con la Cina. Cioè non è che semplicemente, poi se avrà ragione o no, la storia farà vedere, ma è chiaro che dirà se aveva ragione o se aveva torto, se riesce nel suo intento o non intento, ma è chiaro che si sta cambiando l'ottica. Quindi noi abbiamo tutta la destra in Occidente, lasciamo destra e destra del mondo, ma se voi vedete Putin e Xi in Cina è un po' la stessa cosa, no? È chiaro che c'è in questo rimbalzo, tutte le destre stanno cambiando di natura, non esiste più un leader di destra neoliberista, chiaro? Non ce n'è più uno in circolazione. La destra si sta ricollocando, non sa bene dove, perché non si sa, non si capisce bene dove va, ma le destre, diciamo così, nel mondo si stanno ricollocando, appunto, fondamentalmente avendo in mente l'idea di chiudere dei sistemi, contrastare gli effetti negativi della globalizzazione e, diciamo, rafforzare le integrità territoriali, che è il tema dei muri, dei confini, dell'espulsione dei migranti, diciamo, dei dazi, tutte queste cose qua, della rivendicazione di una moneta propria, perché è chiaro, piccola parentesi, che l'Europa o va avanti o va indietro, cioè possiamo stare lì a mezz'aria all'infinito, sono già 10 anni, non è che si può stare lì, o si va avanti o si va indietro, e il tempo spingerà fortemente, cioè o l'Europa diventa un territorio essa stessa, adempia le sue promesse, oppure si sfascia. Cioè è la forza della storia che cioè o si va avanti o si va indietro, perché dato che ci stiamo rimettendo insieme, o l'Europa è capace di inventarsi un modo per stare insieme decente, oppure si sfascia. Quindi anche la rivendicazione della moneta non è che va presa così come una faccianata, perché è un tema vero, un tema reale. È uno degli strumenti con cui tu governi un territorio. Cioè, se non ce l'hai, non puoi parlare di quel territorio. Quindi dobbiamo metterci d'accordo. Se l'euro deve esistere, deve avere un governo politico, punto. Non c'è un'altra soluzione. Non esiste. Non si è mai vista da nessuna parte. Una fantasia dei famosi burocrati di Bruxelles, che nell'epoca precedente aveva un senso, ma oggi sempre meno ha senso. Quindi è una questione molto seria, cioè o da quella roba lì che era il progetto di Delors si costituisce un'unità politica che avrà dei caratteri nuovi evidentemente, oppure
dovremmo riconoscere che il sogno europeo che penso tutti noi abbiamo coltivato non era ancora pronto, cosa devo dire? Cioè, uno si è anche un problema di realtà nella storia, che dice non siamo pronti per questa. Se ogni singolo politico vuole semplicemente interessato a vincere le prossime elezioni, basta, cioè, se devi vincere le prossime elezioni, vinci le prossime elezioni, che te devo dire? Cioè, la storia si fa con dei politici che non sono interessati a vincere le elezioni, sono interessati a far fare dei passi in avanti, cioè, qui non se ne vede mai con mezzo. Allora, i due scenari sono questi, cioè detto che diciamo, la logica per me è questa, come ci si sta cercando di rimettere insieme sulla base di un nuovo scambio, quali sono le ipotesi? Allora identifico due, ripeto solo per... adesso poi dopo la conclusione. Uno è quello che appunto quando lo scrivevo mi sembrava una cosa futuribile, in realtà inizia. Siamo molto più avanti di quanto io pensavo. La realtà è sempre più avanti di noi, ovviamente. E quello che qui chiamo, nel libro chiamo efficienza per sicurezza. E il secondo scambio, quello diciamo, per cui io parteggio, chiaramente, è che traduce un po' l'indicazione dell'avvocato, sì, è quello che io chiamo sostenibilità per contribuzione. Cos'è efficienza per sicurezza? Efficienza per sicurezza, dobbiamo introdurre un altro elemento che dentro questa trasformazione che ha a che fare con gli assetti globali, nazionali, interviene un altro fattore molto importante che è diciamo, il crescente impatto sulla nostra vita quotidiana, lavorativa, che ha e avrà la digitalizzazione, che diciamo, come sempre è una storia di cose si combinano, per cui noi siamo dentro questa metamorfosi e ci incrociamo con il processo di digitalizzazione. Siamo tutti reduci da quest'ultima roba di Cambridge Analytica, parliamo di fake news, quindi non stiamo parlando di menate sociologiche, stiamo parlando di cose molto concrete. Internet è comparso negli anni 80, negli anni 90, questi 20 anni abbiamo prodotto gli smartphone, abbiamo digitalizzato, stiamo digitalizzando tutto, che significa che tutto ciò che facciamo è registrato da qualche parte, si renderanno possibili forme di lavoro mai pensate, già avviene, no? Io sono, cioè, lo uso e poi mi faccio sempre delle domande, cioè, cioè che tu ti ricordi, no? Cioè che tu fai un ordine su Amazon di un libro americano che il giorno dopo ce l'hai a casa, cioè è come vedere la Madonna, no, cioè ma come cacchio fanno? Cioè è una roba, guardate, fino a una volta per avere un libro in inglese, a parte lo tu pagavi 100 euro, era una roba, cioè era una specie di impresa epica, no? Uno doveva, per noi era cioè, un'impresa epica riuscire ad avere un libro internazionale, cioè uno doveva mettersi in andare a parlare con cioè, adesso tu da casa tua sul divano alla sera lì, no? Per dire, e naturalmente voi sapete che tutti gli ordinativi di Amazon sono tutti registrati, per cui naturalmente si costruiscono il loro profilo, bla bla bla. Quindi questa roba di Cambridge Analytica da un certo punto di vista, cioè è interessante perché dice che è interessante perché Bannon, che era il capo diciamo degli estremisti di destra americani, che rivendica un ritorno all'identità cristiana, c'è anche un bel pezzo di mondo cattolico dietro lì, usa questi strumenti ipertecnologici per costruire il suo consenso politico. Interessante questa cosa, eh? È interessante questa cosa. Cioè che quello che vuole rappresentare una specie di ritorno, non so quale purezza, fa l'accordo con Cambridge Analytica per fottere i suoi, cioè per costruire il consenso in quel modo lì, beh, è una roba interessante, no? Ovviamente. Allora, lo scambio efficienza per sicurezza nasce dal interpretare nel suo senso regressivo la digitalizzazione. Cioè la digitalizzazione renderà possibile a livello economico e
a livello politico c'è anche l'altra faccia, ne parlo dopo. Forme di centralizzazione del potere non abbiamo mai visto. Questo va detto. E sarà durissima, sarà durissima, perché il portato storico del processo di individualizzazione, per cui noi diventiamo 40% dei milanesi che vivono per conto proprio, cioè l'individualizzazione significa che noi progressivamente impariamo a preferire dei rapporti mediati tecnologicamente, formalisticamente, burocraticamente, a la problematicità, la variabilità, la pesantezza della relazione interpersonale. Cioè, voi sapete che c'è Tinder. Sapete cos'è Tinder? Tinder è un'app per cui tu ti iscrivi, dopodiché organizzi degli incontri sulla base dei profili. No, ma è una cosa che esiste, non è un film di fantascienza. Cioè, ci sono degli umani che fanno questa cosa, che si iscrivono a Tinder e dopodiché la sera cercano, come dire, ma non quello, cercano quello con cui avere l'appuntamento per scoparle. Cioè, fondamentalmente, magari qualcuno può più voluto semplicemente per avere una qualche relazione perché non ce l'ha più, ma capite? Cioè, lo stiamo facendo, è una roba che esiste. Beh, voi adesso siete un po' attempati, spero che magari qualcuno lo farà, non vi piace, vabbè, ci siamo, però lui sì, sicuramente, ma è una roba, esiste questa, ma voi capite che esiste, ma se me l'avessero raccontato da ragazzo, il mio nonno, poveretto, che è morto una certa età, perché sono fuori di testa, siamo fuori di testa, perché la questione dell'individualizzazione finisce lì, e il digitale è pazzesco, perché ci rende ancora più individui, no? Come cantava il buon Vasco Rossi, ciascuno perso dietro i fatti suoi, per cui noi non siamo più nemmeno capaci, mentre tu parlavi, io ho mandato un messaggino a mia moglie, no? Cioè siamo fuori di testa, siamo malati, non siamo più capaci di stare in un punto. E questo l'individualizzazione radicale, no? Allora, il fatto che ci siano punti di gestione di questa, di questi atomi che diventiamo, è una cosa che dobbiamo aspettarci, no? Ma succede già. Amazon appunto è un esempio, no? Cioè Amazon è una roba centralizzata che gestisce centinaia di milioni di consumatori. Ciascuno col suo robino, non si parla più con nessuno. Cioè, ma non è il problema di avere il romantico che io vado, che se ne frega quando vado. Adesso noi abbiamo siamo in tanti in casa, abbiamo la fettatrice, no? Ma quando uno va a prendersi il prosciutto stare un quarto d'ora, dice. Per me è impensabile, no? Perché siamo tutti di corsa. Quello lì è un sistema, è un modo di vita, è un modo di essere, non è un problema che la tecnologia. Cioè, l'individualizzazione è veramente attirata da questo modello della digitale e permetterà un'organizzazione nuova che non si è mai vista, avendo in mente di rendere tutta la società efficiente. Per cui avete capito che il mio stato d'animo, diciamo così, di questa epoca storica, quando andate a pisciare vi conteranno i secondi. Cioè avrete la... Cioè, pensate come state dicendo, c'è una battuta, tu l'hai citato, non la questione del welfare. Il welfare l'abbiamo trasformato negli ultimi 30 anni non in una base di legame sociale, l'abbiamo individualizzato, per cui il welfare è un sistema di domanda e dall'altra parte un'offerta che deve essere sempre più efficiente. Per cui l'altro giorno era un dibattito, c'era uno che lavorava in una casa di riposo e la regione Lombardia, tra le varie, dice che una casa di riposo per anziani hanno il minutaggio del tempo in cui l'infermiere deve stare vicino al letto del malato, tipo 901 minuti, non sono fermato. Cioè, gli contano i minuti per cui uno sta vicino al letto dell'anziano. Genertel, ero con un altro l'altro giorno, che Genertel sta facendo un accordo con questo fornitore di robottini che incorpora le voci dei figli di qua e di là e incorporerà nelle polizze per l'anziano che ti dotano del robottino. Perché io ho avuto, ormai sono diventato nonno, ma non sono più nonno di nonno,
cioè, quando uno c'ha un bambino, non perché non si fanno più bambini piccoli, perché il costo della casa riguarda la famiglia, ma perché come in dialetto con masco lombardo il figlio si chiama bagagli, no? È un bagaglio. Perché un bagaglio è una rottura di palle avere un bambino, è chiaro? Cioè ti chiede un tempo che non c'è. Io mi ricordo quando ero all'inizio, tutti dai paranoia della carriera, di qua e di là, con mia moglie, diciamo. Cioè quando tu stai insieme a un bambino, cioè il tempo di un bambino è estraneo al tempo, al tempo sociale in cui viviamo. No, quel tempo lì non ce l'abbiamo. E santo Dio, cresci un po' più in fretta, non si può, no? Cioè non puoi crescere così lentamente, no? Cioè, se sei malato non puoi richiedermi tutto questo tempo, cioè non abbiamo più il tempo, non, il tempo corre troppo. Quindi cioè, l'efficientizzazione col digitale sarà una cosa pazzesca e la si potrà estendere a ogni nostra attività e si potrà misurare, per cui adesso no, nel settore bancario e in altri settori stanno introducendo lo smart working, il lavoro a casa, benissimo, ottima idea, non si inquina, si sta in casa, sì, va benissimo, fatto salvo il fatto che il lavoro a casa è controllato in maniera millimetrica più precisamente del lavoro che fai in ufficio, perché ovviamente diciamo, la quantità di lavoro che tu devi fare a casa è verificata in forma digitale, non è che dicono stai a casa 2 giorni che rendi di più. Sì, sta a casa di più e ti verifichiamo il lavoro che fai attraverso lo strumento digitale. Quindi il livello di controllo, diciamo così, che il digitale renderà possibile sarà inimmaginabile. Quindi efficienza, cioè l'idea che non abbiamo più la grande manna della finanza, ma lo dobbiamo rendere tutto più efficiente, dobbiamo guadagnare in termini di efficienza, dobbiamo essere tutti più efficienti, sempre. Da quando ci alziamo al mattino a quando andiamo a letto la sera, da quando nasciamo a quando moriamo, possibilmente un po' in fretta, diciamo così. Quindi quest'idea di efficientizzazione societaria, che è lo stesso strumento che garantisce poi la sicurezza, che diventa un problema, perché quel sistema di efficientizzazione garantirà un benessere per una parte di popolazione, non per tutti. Questo sarà un modello che non avrà l'obiettivo di integrare tutta la società, avrà l'obiettivo di integrare quella parte di società sufficiente per garantire l'equilibrio politico. Una parte della società sarà fuori, lo si gestisce con la sicurezza digitale. Molto semplice, diciamo così. E le due cose si tengono. Allora, la cosa che mi impressiona è che se voi guardate la Russia di Putin e Trump, le fake news e la vendita dei dati nelle campagne elettorali, ragazzi siamo già avanti, perché quello che ancora non si è compiuto, ma in parte si è già compiuto, è che la destra, oltre a fare discorsi più o meno beceri sul ritorno a origini che non si sa bene quali siano, cioè capisca e si fonda con gli interessi tecnologici e con le forme tecnologiche, se avviene quella cosa lì. E questi fatti di questi ultimi giorni mi inquietano, diciamo così, perché appunto la Russia di Putin, che non aveva bisogno del mezzo tecnologico, ma cioè, che Putin vada a giro per il mondo a costruire balle per influenzare le campagne elettorali, oh ragazzi, ci deve. Cioè, l'abbiamo presa così, è una roba seria, no? Cioè, che si manipoli l'opinione pubblica attraverso la costruzione di fake news. È uscito qualche tempo fa una ricerca su Science che fa vedere che per come sono costruite, le fake news hanno una velocità di diffusione molto forte. E che non le puoi contrastare nell'immediato, perché sono costruite in maniera, diciamo, esattamente da propagarsi in maniera efficiente, diciamo così, no? In più, dall'altra parte, la questione dell'utilizzo dei big data, cioè delle informazioni sulle persone, non solo a scopo politico, ma a scopo commerciale, per gestire le nostre vite. Quindi lo scenario efficienza per sicurezza, cari amici, per quanto mi riguarda, non è uno scenario apocalittico, è uno scenario abbastanza, diciamo, è una direzione abbastanza realistica. Schiavismo, sì, cioè fondamentalmente la società può diventare una grande fabbrica. Una grande fabbrica in cui
gli individui, resi sempre più individui, producono qualche cosa che non sono più necessariamente beni, ma producono ciò che fa girare questa grande fabbrica, con livelli di concentrazione economica e politica molto alta, diciamo così, che gestiscono. Questo è uno scenario che, guardando il XXI secolo, diciamo così, io credo che deve essere, per quanto mi riguarda la mia responsabilità, io indico come un esito non lontano. C'è una strada, un'altra strada, sì, c'è un'altra strada, naturalmente se ci vediamo, se lavoriamo, se preghiamo, diciamo qualche cosa, diciamo così. L'altra strada, che non è però solo esclusivamente volontaristica, ci sono anche dei fattori che sostengono la seconda ipotesi, che io battezzo scambio tra sostenibilità e contribuzione. Il tema della sostenibilità, è già stato detto, è un tema. Sostenibilità, cioè la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica, la sostenibilità umana, cioè sostenibilità è chiaro che ha dentro la questione della relazionalità. Non c'è nessuna questione di sostenibilità se non capiamo che noi singoli individui, come società, come stiamo in un rapporto a qualcos'altro da noi, il tempo, il futuro, la natura, la società, cioè. La sostenibilità è chiaro che ha un implicito relazionale. Ci si pone una questione di sostenibilità solo se ci si rende conto che il mondo non finisce con te stesso, no? Se no non c'è nessuna questione di sostenibilità. C'è il tema delle future generazioni, c'è un tema appunto della società attorno a te, c'è un tema dell'ambiente. Cioè. Quindi l'implicito è questo, è assumere questa questione della, che io ci sono libero, è importante la mia vita. Ma io sto in rapporto a qualcos'altro da me, culturalmente, diciamo. Ecco, la cosa più positiva è che un pezzo del sistema economico non marginale, sia nel mondo produttivo, sia nel mondo anche finanziario, si rende conto che c'è una questione di sostenibilità che li riguarda. Cioè, un pezzo importante del mondo economico che non è attirato dalla prospettiva trumpiana, si rende conto che per poter continuare ad avere profitti, torno sulla tua questione, bisogna entrare patteggiare nuovamente il rapporto con la realtà circostante. Ed è disposto questo mondo a avere meno profitti nel breve termine, nella speranza o nell'auspicio o nella prospettiva di avere profitti che durano nel tempo, fondamentalmente. Cioè c'è una parte del sistema economico che capisce che il tema della sostenibilità riguarda anche loro. Cioè che le imprese hanno bisogno di rinegoziare il rapporto con ciò che sta attorno a loro, fondamentalmente, e che quindi sono interessate o possono essere interessate a rinegoziare il rapporto con l'ambiente, col territorio, con i lavoratori, con lo Stato, a condizione naturalmente, siamo dentro uno scambio capitalistico, che questo porti poi a loro anche, diciamo, delle possibilità di esistenza, non per ragioni, diciamo, di generosità, ma per ragioni, diciamo, quel nodo mezzo fine che tu hai detto. Quindi questa è una cosa forte. Nel mondo imprenditoriale, non solo italiano, ma anche internazionale, ci sono molti punti, sia culturali, sia proprio di interesse, che stanno provando a ragionare in questa direzione. E questo, se non ci fosse questa luce, diciamo così, che è un po' forzata dai fatti, tutto sarebbero le solite menate che in certi ambienti si fanno. Ma la questione della sostenibilità, invece, può avere uno spazio di realtà, naturalmente a certe condizioni, diciamo, no? Poi c'è tutto un tema più culturale, diciamo. Se voi guardate, stiamo parlando sempre di mondo occidentale, i ceti medi, istruiti, professionali, in termini di domanda di consumo, se tu stai a galla, diciamo così, no? Una consapevolezza di un certo tipo di consumo, di un certo tipo di bene,
che rispondono a certi criteri. Cioè, questa cosa si è diffusa abbastanza, anche in questi 10 anni sappiamo che anche quando c'era la crisi gli unici consumi che aumentavano erano quelli che avevano certe caratteristiche. Quindi c'è una... Ma questo è il tema di Weber, cioè c'è una sensibilità culturale attorno alla questione della sostenibilità integrale, che non sappiamo ancora declinare, no? Però c'è il senso, come dire, che questo tema, a partire da quello ambientale, ci riguarda e che dobbiamo avere la capacità di affrontarlo di qua di là. Ci sono poi appunto le grandi questioni che ci cadranno addosso. La questione ambientale produce degli effetti, produce dei costi, quindi costringe a fare dei ragionamenti, ma la sostenibilità fondamentalmente va vista nello stesso modo in cui ci riporta al problema che fu di Keynes negli anni 30, cioè se non è più vero che semplicemente liberalizzando l'economia si sviluppa la società, perché ti maggiora sul problema, le società sono così svuotate che non sta più nemmeno sull'economia. Allora, il tema della sostenibilità è: ci sono delle condizioni, delle potenzialità per rinegoziare una relazione tra economia e società, per rendere possibile lo sviluppo economico tornando a fare un investimento sulla società. Naturalmente il problema è che abbiamo la stessa questione di Keynes, ma dobbiamo dare delle risposte nuove. La questione è la stessa: come rimettiamo insieme società e economia? Ma dobbiamo dare delle risposte nuove. Il tema della metafora: come ci rimettiamo insieme per stare nel mare? Cioè, come rinegoziamo il rapporto tra una data economia, una data territorio, una data società, per stare nel mare? Dentro qui c'è anche il tema della disuguaglianza, della redistribuzione della ricchezza. Cioè, dobbiamo tornare a porci delle domande e a dare delle risposte intelligenti rispetto a questo tema qui. Naturalmente, punto è, penso ad esempio alla questione della pubblica amministrazione italiana, no? Cioè, tu non puoi stare in oceano, nell'oceano, con un corpo immobile, bloccato nelle proprie paranoie, nelle proprie follie burocratiche, totalmente disinteressato rispetto al suo contributo, diciamo, alla navigazione. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può più, cioè, cosa devo dire? Allora, quindi, quando dico questa cosa, intendo dire tutt'altro che un'ipotesi di staticità. Cioè, qui dobbiamo aprire una grandissima stagione di innovazioni, ricercando, diciamo, un nuovo equilibrio, un nuovo rapporto tra economia e società, assumendo, questo vale dappertutto in Italia in modo particolare, che ci sia un pezzo di sistema economico che è interessato a questa ricerca. Le ricerche che abbiamo fatto anche sulle piccole e medie imprese, quelle che hanno successo, dicono che le piccole e medie imprese successe hanno 3 caratteristiche. Investono sulla qualità integrale della loro produzione, del loro processo produttivo, costruiscono rapporti di collaborazione e relazioni industriali sensate con i propri dipendenti, sono interessate a avere un rapporto costruttivo col territorio e con l'ambiente. Se voi prendete le imprese che vanno peggio, sono imprese che fanno esattamente l'opposto. Cioè, sono imprese che sono interessate al prezzo e non alla qualità, sfruttano il lavoro, non gliene frega niente di ciò che circonda, cioè ciò che gli sta intorno. Cioè, quindi l'abbiamo dimostrato anche empiricamente, cioè il sistema economico si dispone così. Chi sta avanti ha questo tipo di intuizione? Naturalmente bisogna costruirgli intorno delle condizioni, perché sennò da soli non fanno niente. Ma la sostenibilità non è impossibile che si radichi se non costruisce uno scambio con quello che io cambio contribuzione, con quello che chiamo contribuzione. Io, per la verità, in questi anni ho lavorato sul tema della generatività sociale, che adesso che è il presupposto della contribuzione. La contribuzione è un termine che usa Stigler a Parigi, che mi sembra più adatto al piano del discorso che stiamo facendo qui. L'idea della contribuzione è l'idea che ciascuno di noi, ogni membro di una comunità, è prima di tutto un contributore.
prima che un consumatore. Noi siamo contributori, abbiamo voglia e desideriamo essere dei contributori. Contribuiamo quando andiamo a lavorare e vorremmo, diciamo così, dei rapporti di lavoro, dei contratti che riconoscano la nostra contribuzione individuale e collettiva. Siamo dei contributori quando facciamo una famiglia, mettiamo al mondo dei figli, li alleviamo, perché non c'è nessuna società che possa esistere che non si ponga la questione del rapporto tra le generazioni. Siamo dei contributori quando prendiamo parte ad un'attività sociale, civica, bla 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 bla. Siamo dei contributori quando non inquiniamo e quando, diciamo, aiutiamo a una gestione sensata dell'ambiente. Cioè, la categoria della contribuzione è una categoria positiva che, per quanto mi riguarda, necessaria se vogliamo passare a un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità. La sostenibilità non si può reggere se parla a una logica, a un'etica, a una prospettiva puramente consumeristica. Le due cose non stanno insieme, cioè non si tengono. Allora, il cambio di paradigma per quanto mi riguarda è questo, che nell'oceano in cui siamo prospereranno, dobbiamo cambiare lo schema, prospereranno quelle imprese, che già succede, quei territori, quei paesi, che sapendo costruire, sapendo definire delle priorità, delle alleanze per raggiungere le priorità, e valorizzando la contribuzione di tutti quelli che vanno in quella direzione comune. Allora, prospereranno quelle comunità che, facendo questa operazione, navigando il mare, sosterranno e potranno sostenere i loro consumi. Ma non sarà più vero, questa è la mia tesi, che semplicemente consumando tu generi crescita. Questa cosa qui vale per un certo momento dello sviluppo economico. Ma non perché i consumi non saranno importanti, che resteranno importanti, ma saranno il portato e la conseguenza di un cambio di prospettiva. E naturalmente questo è chiaro che hai bisogno di una politica che si mette in mezzo e crei le condizioni per fissare delle priorità e per, come dire, garantire tutti quelli che si muovono nel raggiungimento di quella priorità che la loro contribuzione viene valorizzata dalla comunità, ma non in senso, diciamo, statalistico, in senso politico. Questo apre, e poi chiudo, una stagione di innovazione pazzesca in una serie di settori. Faccio tre esempi e poi concludo. Il tema della casa, dell'abitazione. Non c'è nessun equilibrio macroeconomico se il settore dell'edilizia è un settore molto pesante e non funziona. Ma che case possiamo costruire qui da noi in Occidente, in Europa, in Italia, che ne abbiamo costruite già una caterva negli ultimi 70 anni? Col profilo demografico che abbiamo, cioè, basta, il settore edilizio finito, chiuso, per 20 anni lo chiudiamo. Se voi avete in mente una domanda di bene individuale, o avete in mente la domanda degli anni 50-60, quando l'Italia stava crescendo economicamente, demograficamente, basta, il settore edilizio è finito. E invece abbiamo almeno due questioni, no? Abbiamo una questione di sostenibilità ambientale delle nostre città. Le nostre case inquinano. D'inverno abbiamo problemi nelle nostre città, non solo per le macchine, perché le case sono inquinanti. Abbiamo un problema di sostenibilità ambientale e, secondo, dato che il profilo demografico cambia, abbiamo tanti anziani e pochi bambini e abbiamo capito che se i bambini li gestisci privatamente o pagandoti tutti i servizi non ce la fai. Come si dice in Africa, per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Allora tu hai bisogno di ripensare le forme dell'abitare rispetto a una fase evolutiva nuova. Naturalmente, cioè in cui naturalmente la questione ambientale energetica e la questione del modo di vita che non sia l'appartamentino in cui uno si barrica dentro col sistema di sicurezza, ma che
incardina senza mitologie sulla relazione, perché la relazione fa male, senza miti comunitaristici, ma forme dell'abitare che recuperino e creino lo spazio perché una socialità quotidiana abbia luogo e ci aiuti a non trasformare in una domanda di servizi individuali, tutta una serie di questioni. Se noi non la ripensiamo così, e questo vorrà dire cittadini che sanno mettersi insieme, amministrazioni che riescono a aiutare questi processi e ne creano le condizioni, operatori finanziari che sono capaci di vedere lì una possibilità di profitto, è un nuovo bene nel senso economico, ma anche, se volete, spirituale, un nuovo bene. Dobbiamo ricostruire le nostre città completamente, e questo ci aiuterà la nuova tecnologia, perché la tecnologia, una delle cose che avrà sarà la rinegoziazione dello spazio, del lavoro e della casa. Dobbiamo riconcettualizzare tutto, partiamo. E poi, dato che l'ho scritto anche sul Corriere e su altri posti, quelli che hanno da 50 a 70 anni, cioè noi, che abbiamo i soldi e le proprietà, cioè mettiamoci d'accordo, questa roba qui va messa in gioco adesso per avviare questi processi, non privatamente, perché o noi in Italia, in modo particolare, facciamo transitare queste risorse ai 30-40 anni nei prossimi 10 anni, o l'Italia non si salva, perché il problema del declino demografico è troppo pesante. Questo è un piccolo cibo sull'Italia, quindi datevi da fare, inventatevi, se si inventi qualcosa. Bisogna che quelli che stanno tra i 50 e i 70 anni mettano in gioco le risorse che avete e che abbiamo adesso per progetti che riguardino i 20-30 anni, non solo i vostri figli, che va bene, insomma. Questo è un punto chiave, perché ci vogliono delle alleanze. Naturalmente questo non va fatto in forma privata, che non si va da nessuna parte. Bisogna che ci vogliono dei mediatori culturali, istituzionali. Primo esempio è quello. Secondo tema, il welfare. No, l'abbiamo già accennato, vado veloce. Dopo guerra nasce il welfare come principio di cittadinanza politica. È stato sventrato dall'idea neoliberistica, per cui tu sei portatore di diritti infiniti, qualcuno ti deve dare dei servizi. E naturalmente, certo, che quelli più in basso ne hanno sempre di meno. Ma che scoperta, è sempre stato così, adesso se lo scopriamo adesso, cioè non è inutile che facciamo tanti bei discorsi, ma quelli indietro sono rimasti, ma perché abbiamo sbagliato, perché il welfare non è un sistema di assicurazione privata per cui qualunque domanda ti deve essere soddisfatta, il welfare è un principio di solidarietà sociale, per cui dobbiamo metterci d'accordo quali sono le basi di questa solidarietà sociale. Non è che qualunque menata, mio suocero, con rispetto parlando, è anche morto, diciamo così, cioè la mia suocera, che è bella vivente, c'ha 83 anni, che prende la bellezza di 4.000 euro di pensione all'anno e non si rende neanche conto, diciamo così, di cosa vuol dire rispetto ai suoi nipoti, mai gli viene l'idea, diciamo, ma lo sai? Almeno, cioè andavano a Sirmione a fare le cose e gliele pagava ma siamo fuori di testa, vero? Cioè, ma non esiste proprio che il sistema sanitario nazionale paghi, diciamo così, per andare a fare le cose, ma per carità, è chiaro che vorremmo vivere tutti fino a 200 anni, risparmi, cosa devi fare? Devi rompermi le palle, a me non abbiamo i soldi per pagare le cose fondamentali, mi sto un po' provocando, cioè per dire che la questione del welfare se è proprio scardinata, no? Allora, qual è il tema? Il tema è che il welfare deve riradicarsi nuovamente nelle nostre vite quotidiane. Il welfare potrà sussistere, come è evidente, se come cittadini contributori creiamo le condizioni in cui noi e chiediamo che ci sia riconosciuto questa nostra contribuzione a farci carico di un pezzo di bisogno dell'altro. E non semplicemente che ci sia qualcuno che dovrebbe dare dei servizi. Perché quello schema lì va a finire solo nella privatizzazione, solo là, non può andare da nessun'altra parte. Detto che lo Stato deve continuare a fare il suo mestiere, ben inteso, ma dobbiamo rinegoziare quali sono i servizi che fa lo Stato, qual è il rapporto con i corpi intermedi, tutti va bene. Ultimo esempio, le tasse, no? L'unico luogo in cui usiamo la parola simile ai contribuenti sono le tasse, in cui non ci siano le scatole perché noi siamo contribuenti, ma no, il sistema delle tasse, così come il sistema delle relazioni di lavoro, deve cambiare, no?
in cui dobbiamo trovare il modo di riconoscere il contributo che un cittadino dà alla sua comunità. Perché tu sei contributore economicamente, ma sei contributore in tante altre maniere, non solo economicamente. E questo, se pensiamo a una società in cui tra l'altro il tema della pensione, dell'invecchiamento, anche attivo, è molto importante, è un grande capitolo. Perché la contribuzione come cittadino è qualcosa che fa bene, non solo al cittadino che la fa, ma produce un pezzo del valore che ci interessa produrre. Allora, ma questo vale anche sul lavoro, dobbiamo rinegoziare il tema del lavoro in modo che il contributo del lavoratore sia riconosciuto rispetto al profitto dell'impresa. Possiamo anche riconoscere l'impresa che produce un benessere collettivo, che investe sulla comunità, investe su se stessa. Cioè, il tema della contribuzione diventa una chiave per ripensare il rapporto tra il cittadino e il suo contesto circostante. Chiudo, diciamo così. Questo scambio sostenibile contributivo è qualcosa che al momento chiaramente non esiste. La rete e la nuova tecnologia possono molto aiutare anche in questa direzione, quindi non demonizza affatto il digitale, ma dipende come lo utilizzeremo. Abbiamo davanti una grande stagione di trasformazione, non pretendo mica che la soluzione sia la mia, diciamo. Però almeno bisogna cercare di pensare quello che può capitare e tornare a pensare, diciamo così, che la questione dello sviluppo, cioè dobbiamo, e la Laudato Si in questo senso ci aiuta, no? Cioè abbiamo un problema di immaginare qualche cosa che vada al di là del consumo e della individualizzazione in cui siamo finiti. Questo è un grande sforzo che ci è richiesto, diciamo così. Ce la faremo, non ce la faremo, non lo so. Io sono abbastanza vecchio per sapere che se mi volto indietro negli anni 70, il mondo l'ho visto cambiare una volta. Cioè, dagli anni 70 al 2015 il mondo è cambiato radicalmente, vero? Quindi anche se ci sembra impossibile che possa cambiare il mondo dal 2018 al 2050, invece io penso che ci sia la possibilità, perché noi credo che tutti noi siamo convinti che non ci sia la possibilità. Invece la possibilità c'è. È difficile, è impegnativo, è incerto, non si sa, non c'è la risposta, tutto il casino, diciamo così, però cioè, questa, come adulti questa è la nostra responsabilità. Cercare di, come dire, dare il nostro piccolo contributo, diciamo, tanto per favorire al massimo grado l'iniziativa e l'intrapresa dei giovani, ma anche per aiutare a uscire da questa cappa di immobilismo in cui è finito curiosamente questo individualismo. No? Siamo tutti liberi, solo che nessuno è più in grado di fare nulla, il che è veramente un paradosso. Grazie. Beh, grazie Mauro. Ci fa piacere, insomma, che trovi qui stimolanti le nostre presentazioni. Noi in realtà ci invitiamo perché troviamo stimolanti i tuoi lavori, e quindi anche qui c'è uno scambio. Lascio subito le domande, insomma, in realtà. E non solo un accenno a quella metafora dell'oceano e di chi ci sta dentro, è una metafora che ricorre spesso nei pensieri di Giovanni. Siamo in mare e all'epoca, dicevo qualche anno fa, diceva sempre: nel mare dobbiamo costruirci anche la nave, perché la tempesta è stata talmente forte che ce la spassava. Sarebbe già utile comunque a cominciare ad avere una rotta. Poi, se ci sarà tempo dopo il dibattito, dirò io due cose, cioè ti porrò io due questioni che ho trovato molto interessanti, ma per il momento lascio assolutamente la parola a chi insomma è qui, perché noi con questa pretesa, insomma, di fare la formazione per la politica, lo dicevo prima, la politica segue queste cose, poi a un certo punto però deve dare una svolta.
non può limitarsi a gestire, e mi sembra fondamentale il passaggio che hai fatto tu quando dici che negli ultimi 20 anni, o meglio nel periodo 89-2008, questa cosa anche l'uomo della strada l'ha capita, la politica è stata un semplice mediatore e nulla più, senza più nessun margine per dare dei punti di svolta. Ecco, quindi noi cerchiamo di fare questo. Ricordo 3 interventi, poi ci saranno le risposte e poi altri 3. Mi raccomando la brevità, o meglio la sintesi dell'intervento, perché la brevità non la voglio dare spazio al più possibile a tutti. Vedo già l'intervento Stefano 1, 2 e 3. Gli altri mi fate cenno, mi registro e andò. Stefano Buffanti. Allora, io condivido praticamente tutta la sua relazione. L'unica cosa su cui ho qualche riserva è il fatto che il declino demografico non sia recuperabile, perché ho visto paesi come la Svezia, la Francia, che venivano considerati persi, che sono riusciti a recuperare. Però vengo al punto, le pongo questa riflessione. La mia sensazione è che si sia assistito, dopo anni di, chiamiamola, ubriacatura ideologica e di esaltazione del conflitto sociale. Io in particolare ho vissuto gli anni 70, chiaramente sappiamo tutti che in quegli anni il conflitto sociale era molto forte, si sia assistito a una sorta di esorcizzazione del conflitto sociale, per cui io ho fatto anch'io a Bocconi come lei, ricordo tanti discorsi che descrivevano una società ideale, in cui gli imprenditori e i lavoratori sono nella stessa barca, che è parzialmente vero, però c'è anche un conflitto di interesse innegabile, in cui appunto la società era vista come il capitalismo era destinato a arricchire, la globalizzazione portava ricchezza. Purtroppo sappiamo che ci sono i vincenti, ci sono anche i perdenti, e generalmente i perdenti sono più dei vincenti. Se pensiamo alla crisi dei subprime, quella che ha originato, no, l'attuale, da dove nasce? Il professor Lossani, che magari lei ha avuto l'opportunità di conoscere, mi raccontava che dietro quella che viene descritta come una crisi finanziaria c'è un'idea politica, e l'idea politica era quella dei neocon, che dicevano: vi faremo tutti proprietari di case, e quindi mutui al disoccupato, mutui alla mamma incinta che è a casa da sola, e con il risultato che poi questi mutui sono finiti, come sappiamo, e stiamo ancora pagando delle conseguenze, no? Allora vengo dunque, le pongo appunto 3 esempi di questa necessità di far riemergere il conflitto sociale. Se io guardo Dazi, sento parlare di Trump fondamentalmente, ma non sento parlare del fatto che c'è un surplus di 376 miliardi della Cina sugli Stati Uniti, che era forse giustificabile quando la Cina non era ancora la potenza che è, ma che oggi va rivisto. Quando sento parlare di Europa, sento parlare che bisogna essere europeisti, non bisogna essere europeisti, ma c'è un dato di fatto, un dato di realtà, perché condivido con lei che le soluzioni non ci sono, però è buona cosa partire dalla realtà. E la realtà mi dice che la Germania quest'anno ha un surplus di 255 miliardi, il 9,2% del PIL. Il capitalismo per funzionare ha bisogno di chi vende, ma anche di chi compra. Mentre invece la narrazione a cui assistiamo è: sei bravo se vendi, sei bravo se hai dei crediti, se è cattivo se compri, se è cattivo se è dei debiti. Sto semplificando, ma è questo. Da 99 così abbiamo avuto la professoressa Saraceno, che come lei ha autorevolmente detto prima, confermava che dagli anni di Reagan e Thatcher la curva della produttività e dei salari, la produttività è continuata a salire, i salari si sono appiattiti. E ultimo esempio, reddito di cittadinanza, è giusto e sbagliato. In una società ideale è sicuramente sbagliato, che la gente deve lavorare, ma teniamo conto della realtà, e la realtà è quella in cui abbiamo detto che il conflitto viene negato, e quindi il ricatto ce lo deve venire a dire un conservatore come Luttwak, è quello, nel libro Turbo Capitalismo, no? Ma come tanti faccio questo esempio, è quello per cui l'imprenditore sappiamo che ti dice: o accetti il taglio dei salari o porto la fabbrica in Messico. E Luttwak dice: a quel punto i sindacati diventano azionisti della fabbrica e dicono: se vuoi ci vai tu in Messico all'imprenditore, no? Ecco, che è un modo nuovo, se vogliamo, un nuovo paradigma, no? Su cui lavorare, su cui ragionare.
Ecco, quello che adesso è condividere questa necessità di recuperare un sano equilibrio sociale e il valore della mediazione. Buongiorno, sono il lavoro vivo e il lavoro a Monza. Credo che come volume di dovremmo vado subito alla lunga. Stando sulla seconda parte della soluzione che ci ha indicato il professore, quindi collegando da una parte la responsabilità sociale di impresa con la responsabilità individuale e collettiva, questo potrebbe essere una delle strade che ci consente la navigazione. Ma dentro questo dentro il contesto della responsabilità sociale di impresa, può approfondire la possibile soluzione per la pubblica amministrazione, nel senso che anche là è una parte sgangherata, ma proprio sotto il profilo sociologico c'è una via d'uscita che non sia quella della legge del tallone, del buttiamo di tutti dentro, della ecco. Ma io comunque invece diciamo la questione dal punto di vista economico e politico. Innanzitutto parliamo diciamo della presunta crescita economica. Io mi sono fatto una domanda. Si dice che siamo usciti dalla recessione, no? E che il PIL sia crescendo, no? Però mi sembra di capire che, almeno per la mia percezione, che da queste ultime elezioni in Italia la situazione è diversa. Quindi quello che mi pongo io come questione, bisogna analizzare la crescita economica o gli effetti della crescita economica, cioè che impatto ha sulla società e diciamo sulla cosiddetta distribuzione di ricchezza. Seconda cosa, sempre economica, abbiamo parlato di capitalismo. Il capitalismo si dice che è ciclico, però adesso stiamo vivendo un cambiamento storico epocale. Stiamo vivendo un cambiamento storico epocale. Ovvero, abbiamo un fenomeno che si chiama globalizzazione e quindi che paradossalmente influenza il capitalismo, ma anche essa stessa influenzata dal capitalismo. Quindi ci sono delle varianti se ne troviamo. Terza cosa, abbiamo parlato di confini, la democrazia si è in crisi, anzi è proprio in crisi, ma non solo in altre parti del mondo, nella nostra stessa Europa. Mi viene in mente la Polonia, il fenomeno polacco, che sta diventando tutto grande. La Turchia doveva entrare nell'Unione Europea, non c'è entrata perché alla fine si è trasformata in una dittatura, e anche la Cina di Deng Xiaoping è stato eletto quasi presidente eterno. Cioè, alla fine sembra quasi che sia un mondo che sta chiudendo se stesso, stanno diventando tutti i regimi autoritari, d'altronde anche io dico anche l'Italia se non andate a votare con una legge elettorale che era incostituzionale, infatti poi anche quella favorita, la paralisi che si creava, quindi c'è di tutto questo. Stiamo arrivando sempre di più dal punto di vista, diciamo, del regime politico. Sì, brevemente, così sentiamo qualcun altro. Beh, sì, no, conflitto. Nell'epoca in cui tutto si espandeva, della iperindividualizzazione, il conflitto sociale non ha avuto senso perché veniva assorbito dalla natura di quella dinamica storica. In un certo senso io penso che sia in atto un conflitto sociale che ha forme molto diverse da quelle che abbiamo visto. È chiaro che io, questo non l'ho detto, mentre il polo, diciamo, di destra negli assetti internazionali ci sono segni di dove si sta cercando di riposizionare, diciamo, sul lato centro-sinistra, sinistra, non pervenuto. No. E come è successo in altri momenti storici, il malcontento, il malumore, l'insoddisfazione che c'è, viene incanalato, diciamo, per quanto riguarda l'Europa, da questi movimenti, tra virgolette, populistici. Mi sembra che sia quello il canale attraverso cui questa tensione si sta manifestando, perché
Dal Peter, che è un psicanalista, ne ha parlato, penso che sia un'immagine utile. Noi diciamo, il risultato di questi 30 anni di questa cultura iperindividualizzata è una società psicotica, cioè così frammentata che non riesce nemmeno più a cogliere, a capire qual è il suo problema. E quindi il conflitto non si manifesta in questo momento, è così corroso, diciamo, il tessuto sociale che non riusciamo neanche a esprimerlo. Per questo c'è, come fu negli anni, la storia si ripete sempre in maniera diversa, non è questione di destra o sinistra, ma ci sono delle pulsioni che insomma, stanno dietro questi movimenti populisti che ci devono un po' allarmare, bisogna stare attenti. Adesso la dico francamente, cioè, Salvini francamente mi sembra tutto un fascista. Però invece c'è dietro un'insoddisfazione diffusa, così come il problema 5 Stelle, come uno citava prima, sul Sud. Cioè, è chiaro che il Sud, che è una situazione pesantissima, si attacca al primo che passa. Cioè, poi voglio vedere 5 Stelle come gestiscono quella roba lì. Cioè, non sanno neanche loro, ne hanno idea di come poter rappresentare tutti lì. Tutto il Sud si attacca all'ultimo, come ha sempre fatto. Quindi diciamo, è come se non riuscisse, le nostre società è come se non riuscissero in questo momento a esprimere quel conflitto che potrebbe anche avere un effetto benefico, perché tutto insomma, diciamo così. No, solo una battuta, no, responsabilità sociale dell'impresa è ciò che è avvenuto nell'epoca che abbiamo le spalle, cioè io faccio profitto, poi dato che ciò metto un po' di soldi sulla fondazione di no, quello che sta avvenendo, cioè sta avvenendo una cosa diversa, cioè le imprese capiscono, la parte più avanzata, la parte, cioè che il perseguimento del profitto ha a che fare con il loro ruolo rispetto al lavoro, rispetto al territorio, rispetto all'ambiente e tentano di trovare una mediazione nuova tra le due. Quindi, diciamo, è un passaggio evolutivo rispetto alla corporate social responsibility, cioè è come questa sensibilità diventa rilevante anche nel definire la strategia aziendale. Il tema è, abbiamo usato la parola bene, il tema è produrre valore, che va bene, sono le 12:15 del sabato, cioè noi dobbiamo tornare a produrre valore, dove valore fondamentalmente, adesso per dire una battuta, significa appunto riferirci a delle priorità che collettivamente ci diamo. Ad esempio la Germania da almeno 15 anni, per fare un esempio, ha fissato come una delle proprie priorità la questione ambientale, per cui le imprese investono in quella direzione, le pubbliche amministrazioni locali fanno politiche di contenimento dei problemi ambientali, il cittadino viene in qualche modo riconosciuto, premiato e fa parte di questo sforzo comune. Questa è l'idea di produrre valore, no? Cioè che mette insieme elementi economici e extraeconomici. Allora, dentro questo scenario si capisce la questione della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, bisogna creare le condizioni per cui la pubblica amministrazione, di cui non possiamo fare a meno, però sia consapevole che non è semplicemente un apparato di controllo, un apparato burocratico, una roba che sta lì, diciamo, no? Ma essa stessa è parte di questo sforzo collettivo, di cui anche dobbiamo imparare a valutare i risultati, non in senso economicistico, ma in senso, nella direzione che stiamo perseguendo, no? Potrei fare un esempio banale, che è la questione degli appalti, no? Cioè dobbiamo rivedere la legislazione sugli appalti, perché gli appalti al minimo ribasso sono un'assurdità. È chiaro che dobbiamo avere una pubblica amministrazione che si assume le sue responsabilità al massimo ribasso. Ed è chiaro che questo vuol dire una pubblica amministrazione che è in grado di decidere e anche di assumersi le responsabilità di quello che decide. E questo anche per campo lì apre un grande capitolo, oppure pensiamo al tema della scuola, dell'educazione, nello schema che sostenibile e contributivo, se tu non investi sulla scuola, sulla formazione, sull'educazione, non vai da nessuna parte.
Oh, però è chiaro che, cioè, gli insegnanti, che, e la scuola non è un'azienda, benissimo, però è chiaro che gli insegnanti e il corpo insegnante deve sentirsi parte di un processo che non è svendersi all'economicismo, ma tu devi sentirti parte di un processo in cui tu stai producendo valore e devi anche inventarti da te i modi in cui mi dici che valore produce, come in qualche modo abbiamo un'idea del valore che produci, capito? Quindi nel campo della pubblica amministrazione secondo me c'è un enorme spazio di innovazione, soprattutto sulla scuola. Cioè, è chiaro che una roba del genere non si può fare quando tu dipendi dal ministero e ci sono 1 milione di dipendenti. È impossibile anche, sarebbe impossibile anche per Dio, diciamo così. Cioè, ma non perché devi privatizzarla, ma forse perché dobbiamo inventarci, almeno per esempio tutta la scuola primaria, dobbiamo dare responsabilità alle comunità, no? Le comunità diventino responsabili delle proprie scuole di quartiere, perché è un bene pubblico. E certo che è un bene, ma se non è quella comunità che si fa carico della qualità della propria scuola, ma cosa deve essere? Il ministero al massimo emette una circolare. Cosa volete che succeda? Cioè, riusciamo a pensare una cosa diversa tra lo schema Stato centralistico e lo schema privato? Per cui io penso che, ad esempio, tutto ciò che sta in mezzo, tra ciò che alcune cose dovranno necessariamente essere gestite sempre dallo Stato in maniera puramente universalistica e alcune cose saranno gestite unicamente dall'impresa privata che fa profit. Ma fondamentalmente io penso che il vero spazio della crescita futura è ciò che sta in mezzo a questi due piani qua. Cioè abbiamo bisogno di soggetti nuovi, che non è il terzo settore, che va, lasciamo perdere. Cioè, ma quello spazio lì, abbiamo bisogno di soggetti economici, organizzativi, associativi nuovi che mixino la dimensione strumentale economica con la dimensione di una responsabilità collettiva. Abbiamo bisogno di soggetti nuovi, perché è lì in mezzo che si gioca la partita di una crescita nuova. Avendo anche il coraggio, appunto, di innovare. Ma non perché l'innovazione è buona, perché abbiamo bisogno di metterci un po' le mani, diciamo così. Ecco, l'ultima cosa, sicuramente PIL non basta, perché intanto ha vantaggio solo alcuni, ma perché viene generato appunto attraverso operazioni finanziarie che tirano su un po' tutta l'economia, ma vanno a vantaggio in pochi. Abbiamo una grande questione di redistribuzione. È anche vero che però, dato che nella testa delle persone c'è solo l'idea che io sono un consumatore, ho diritto al consumo, bla 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 bla, è anche vero che c'è un problema di aspettative. Cioè, l'insoddisfazione che c'è in questo momento è legata al fatto che noi veniamo da una stagione storica in cui sarà raccontato che appunto noi siamo in una crescita illimitata, che appunto tu sei un felice consumatore e tanti saluti. Cioè, tornare non solo a dire retoricamente, ma cioè, a chiedere e naturalmente poi riconoscere il fatto che lo sviluppo, la crescita è uno sforzo collettivo cui ciascuno deve dare il proprio contributo, è un passaggio abbastanza complesso, diciamo così. Sul tema della chiusura, per non farla lunga, diciamo, con fine significa fissazione di fini comuni. I confini che non sigillano, ma i confini servono solo per mettere in relazione, cioè i nuovi confini che dobbiamo ridisegnare sono confini che nascono da noi siamo comunità politiche in quanto siamo capaci di darci dei fini comuni. Questi sono i confini, tra virgolette, buoni che il tempo ci richiederebbe. La politica, cioè io vedo un'enorme possibilità politica oggi, quella di lavorare sui confini. Se la politica fosse capace di vedere questo spazio, che è quello spazio di mediazione, no? Tra il locale e il globale, cioè quell'idea di stare insieme perché navighi sull'oceano,
che tu sei un territorio ma non ti sigilli da tutto il resto, ma se sei un territorio che ha una tua specificità, hai qualcosa da dare, quindi devi anche mettere dei limiti, ma perché vuoi giocare un contributo di relazione, vuoi stare in una relazione, ecco, questo spazio del confine è un grandissimo spazio politico, a condizione che non lo lasciamo semplicemente nelle mani di chi rischia, al di là delle sue intenzioni soggettive, di sfruttare semplicemente politicamente una reazione alla globalizzazione puramente di chiusura, di chi vuole usare il confine solo per chiudere e contrapporsi al resto del mondo, che è una fantasia comprensibile, ma che è chiaro che porta dei disastri. Quella roba lì porta dei disastri, necessariamente. Allora c'è un'urgenza di una nuova politica che sia capace di ripensare il confine, che è stato esattamente quello che, diciamo, ciò che è stato cancellato in quei 20 anni là, confine doveva essere, che era una balla, perché in realtà erano tutte balle, diciamo, però non c'era una politica, non è che non c'era, ce n'era una sola e quindi se ne poteva pagare il confine. Adesso invece che ce ne sono diverse le politiche, il tema del confine torna fuori. Per l'Italia questo è cruciale, per l'Europa, perché, ma in particolare per l'Italia, perché se noi non ci diamo una mossa in un tempo così, cioè in quel tempo che è alle nostre spalle, il cazzeggio che abbiamo fatto, vabbè, cioè in un tempo così un paese come l'Italia va a finire male, eh? Cioè se noi non ci diamo una nuova capacità di confine, l'Italia è destinata a finire male, perché è troppo gracile. Cioè, è chiaro che tu vieni schiacciata, stiamo parlando di Stati Uniti, Germania, Francia, Russia, cioè l'Italia, cioè, fai la fine della Grecia. È chiaro che da qualche parte poi i casini del mondo si scaricano, cioè l'Italia che se ne frega, se 50 milioni di vecchi, che se ne frega, ma sì, ma chi se ne frega, diciamo, siamo irrilevanti, no? Adesso è chiaro che è l'esagero. Insieme alla domanda che Vincenzo, facciamo il secondo giro, poi basta, perché le altre domande ve le rispondete da voi, tanto non ce le ho la risposta, avete capito? Non ho nessuna risposta. Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, l'Alberg. Allora, sei Vincenzo? Sabatino. Lavoro con il professor Fumagalli. Ah, ok. Allora, mi sporto quasi totalmente sulle cose che ha detto, ma volevo provare a raggiungere qualcosa di diverso, di specifico. Allora, lei ha parlato, allora, per come l'ho vissuta io, diciamo la fase dell'89, cioè da studente delle scuole superiori e universitario, eccetera, non ho in realtà vissuto questo contrasto, diciamo, tra individualismo e mancanza di relazione umana, perché fortunatamente ho amici in tutto il mondo, ho molte relazioni umane e credo di essere l'unico. Quindi in qualche modo, cioè, non la vedo così come questa relazione così, non so, preponderante e negativa, cioè, nel senso che io l'individualismo, dico la verità, nella mia vita l'ho vissuto molto poco. Ho sentito raccontare in televisione, o magari ho visto alcuni film, tipo Wall Street, eccetera, però nella realtà ho anche in Cina amiche, amici, cioè l'ho vissuta molto poco, quindi non vedo, cioè ho sentito oggi da lei delle parole che corrispondono non esattamente a quello che ho vissuto nel periodo 89 e poi che lei racconta. Forse il punto vero è che io sono ancora arrivato da una famiglia monetaria, però ho vinto delle borse di studio, sono andato a 24 anni a fare l'assistant professor in America, eccetera, eccetera, e quindi ovviamente magari sono, diciamo, acculturato. Quindi secondo me il punto non è l'individualismo, relazione umana, che è un punto, ma quello più importante secondo me è acculturamento e non so che cosa. Ecco, poi un'altra cosa,
Lei per esempio dice, ha parlato con Metri Case, quindi ha chiusa, e poi ha fatto riferimento a Linda Thatcher. Secondo me l'altro problema che in realtà c'è invece è la relazione fra la politica e l'economia, nel senso che dopo Keynes di fatto non ci sono più stati economisti, a questo punto siamo sempre andati dietro i monetaristi, molto brutalmente, e gli economisti hanno vinto i premi Nobel perché erano gli economisti di qualche diciamo, presidente americano, vedersi, non so, anche di Clinton, Stiglitz, che non sarebbe, faccio il nome. Fa anche parte della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Faccio tipo ma dico di passato, parliamo degli anni 70, parliamo proprio del periodo dell'Antaccio. Quindi è sostanzialmente perché l'economia è una scienza strana, è una mezza scienza dove chi decide è il politico e chi fa la parte tecnica è l'economista. Quindi probabilmente gli economisti non ci sono stati, quindi essendo un pensiero funzionare la politica in qualche modo, condizionati dalla politica, di fatto si è realizzato quello che è il modello, diciamo, 89 in poi. Ecco, poi scusa, l'ultima cosa. Ecco, a proposito di Renzi, faccio una battuta, no? Probabilmente intellettualmente, secondo me, non era l'interlocutore giusto. E ecco, l'ultima cosa è, secondo me, la proposta, le sue sono perfette, le sposo, però secondo me la vera proposta già in atto si chiama economia della conoscenza, dove chi ha delle proprietà ben precise, dove ci sono dei beni classificati come pubblici e la ricerca, l'istruzione sono chiaramente identificati come pubblici. Per esempio, conosco dei colleghi all'estero che ammirano invece il Movimento 5 Stelle, che io no, ve lo dico, cioè proprio no, però loro ammirano questa cosa in America, cioè il fatto che lo dica che la ricerca e l'istruzione devono essere cose pubbliche, certo. Che l'acqua deve essere pubblica. Ecco, quindi c'è una proposta anche di un modello del Movimento 5 Stelle sotterraneo, ma comunque c'è un paradigma futuro di proposta. Sì, l'unica volta che l'ho sentita era 4 anni fa al convegno della Chiesa Italiana sulla missione sacrolana, c'era anche solo e le due parole d'ordine, pure che la Chiesa in qualche modo comunque è avanti 50 anni rispetto alla società, perché noi l'avevamo chiamata all'anno, già 30 anni fa. Quindi quando si andava in terra di missione, inculturazione, lei ha avuto questo concetto, inculturazione, ha fatto l'esempio della nave che esce dalla strategia di terra, quindi apprezzo la sua coerenza ormai 4-5 anni. La cosa è che comunque la chiesa in generale è molto più avanti rispetto alla società, e per cui i missionari che andavano all'estero, la prima cosa che dovevano fare è inculturarsi, creare la relazione della gente. E come la missione molte volte ha cambiato la vita di molti paesi, non soltanto in Africa ma anche in America Latina. Quindi in qualche modo il fatto che lei sia uno sponsor dell'Andato Sì conferma il fatto che comunque ha sposato il Pieno dell'Andato Sì, che è comunque il documento della nuova identità cristiana. Allora io le faccio questa proposta, perché non si fa carico, visto che la persona che avete, di un manifesto delle relazioni sociali? Cioè lei potrebbe mettere insomma un gruppo di operatori sociali, intellettuali, ma anche praticoni, persone italiane e estere, faccio un manifesto delle ragioni, perché i principi oggi ce li hai enunciati. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di qualcuno che fa le palle, scusa il termine, in tutti i termini, dalla comunità cristiana, all'ambito politico, all'ambito sociale, e penso anche nei confronti dei suoi studenti, perché non so, lei ha dei feedback sui suoi studenti come la pensano, se la pensano come lei, o siamo ancora retro. L'impressione che io ho di molte persone, molte giovani attuali che non ne frega niente, basta vedere, con anche adesso la Chiesa, basta vedere i seminaristi che escono, i politici che escono, i gesuiti di liberalismo, più che di relazioni sociali, perché poi si chiudono al loro interno, si fanno le loro cose, vivono da soli, evitano la comunità, la prima cosa che fretta è la comunità, vivono in comunità, la prima cosa che fanno è stare da soli. Ecco, questo è un manifesto.
devo penso che faccia caso su questa cosa, che penso che la possa fare con l'aiuto di Rossetti e soprattutto dei circoli, ma anche di persone che in qualche modo possono servire. Io sono di quelli, io sono di Novara, la diocesi di Novara, solo per la Bisanzia. Ultima. Tanto grazie, mi riallaccio a quello che è stato appena detto, perché in realtà dà una risposta in parte alla domanda che voglio fare, la quale poi ha risposto anche lei, mi fa dicendo prima se la risposta comunque non ce l'ha. Stamattina è partito parlandoci di stare nei processi, cioè di stare nei processi, e poi diciamo, adesso un po' l'espressione con cui ha chiuso che è quella fuori, tutti liberi, ma tutti fermi. Allora, quello che mi chiedo è un po' come fare a rompere questo movimento, perché io nel mio piccolo sto nei processi, cerco di fare, non si può, nel mondo dell'impresa, dico la verità, sto cercando da qualche anno di lavorare, prima ho lavorato con una persona che non conosce bene, un certo giorno dopo, può capire di cosa parlo, oggi sono in una realtà, diciamo, della galassia cattolica, del bar, che sono parte di gestire per i temi dei 901 minuti per l'assistenza agli anziani, effettivamente stiamo cercando di applicare una serie di concetti che oggi ci hanno chiamato anche per fare impresa, per provare a fare impresa in modo diciamo, sostenibile, in modo che guarda la produzione. È difficile, si può fare difficile, ma soprattutto quello che oggi vedo è un po' la solitudine di chi prova a fare queste cose, perché quello che si sta cercando di fare oggi non è ancora un nostro sistema, ma non è un modello, probabilmente non ha dei punti di riferimento e qualche canale che dà veramente una visibilità non solo per le addette ai lavori, non ci interessa andare su vita, andare sui soliti canali, questo è il settore che c'è. Iniziamo già la coalizione dei luoghi, va bene, lo facciamo, ci vanno fatti sulla strada, ma il problema è come far diventare questa questione che esprime qualcosa che anche politicamente ha preso. Parlando con Renzi, prima diceva i vecchi giorni, il tema vero, credo, la mia patologia mentale, la ragione, finita, smesso l'altro di lavoro, la sera faccio un po' di cerco di fare un'attività politica, la difficoltà è veramente enorme, perché al di là dell'età grafica, al di là delle transizioni, delle questioni generazionali, ci sono teste che sono molto vecchie, che ragionano ancora così veramente molto vecchie, almeno 30 anni, non lo sapevo bene, anche se non si presentano di nuovo. Io faccio attività politica di dei giovani di 20, 25 anni, 27, che ragionano veramente come insieme a volte che sono quelli ancora, forse di anni 30. Allora mi riallaccio e non pensate, ma può essere una buona idea, perché non iniziare a usare quelle cose? Se no certo. Davvero ci inquietiamo tutti i feri, tutti i feri. Facendo, no, brevissimo, dai. Allora, io innanzitutto vi ricordo che la trasmissione sulla immagine era scritta proprio per la chiusura, allora anche io mi sono venuto per la trasmissione di questo. Di fronte alla crisi che ci stiamo parlando, perché se non sono scopo, perché non riscopriamo un po' la saggezza che è la riscoperta delle cose ore. Ossia, una famiglia di fronte a una situazione così di grande difficoltà, come agire? Allora, se noi pensiamo, se noi facciamo, per esempio, si parla della solidarietà di casa, che è quella aspetto culturale che modifica la famiglia, allora, se noi facciamo 6 giorni di lavoro per la solidarietà, che si dice ogni giorno, cioè per la quattro di più, perché se sono 2%, che rappresenta circa. Perché non investiamo nel settore della vita e della famiglia? Sono due settori che farebbero veramente crescere la famiglia, dare una stabilità, una sicurezza e poi ha un grosso significato, quasi profetico, perché tanto il futuro della famiglia non è. Se noi anche ci crediamo, facciamo un giochetto, quindi questo individualismo non ci riuscirà, perché non ci troviamo a scoperto le cose ovvie? Bene. Grazie, rimetto insieme sulla prima domanda, diciamo, no, ci mancherebbe, noi siamo ancora, abbiamo ancora relazioni umane e sociali, l'essere umano è resiliente e quindi noi non è che ci hanno, diciamo, chiaro che c'è sempre un'enfasi magari che scappa ma non si parla.
E sono anche convinto che quella distopia, diciamo, che si può associare alla radicalizzazione tra individualizzazione e digitale non vincerà. Però sarà una battaglia. Cioè, non la possiamo dare per scontata. Nel libro che uscirà a settembre, che avrebbe dovuto uscire prima di questo, ragiono sul tema della potenza, della tecnica e così via. Io penso che siamo entrati, non penso io, pensavo già Heidegger un secolo fa, è passato un secolo ormai. Cioè, la vera questione anche rispetto ai temi della fede, della religione, sia la tecnica più che la politica. Noi abbiamo vissuto secoli in cui, diciamo, era la politica che aveva, si era immaginata di poter dominare tutto, no? E che aveva anche sfidato la Chiesa, la religione. Oggi chiaramente è sempre di più andando avanti, diciamo, il vero interlocutore sarà la tecnica e sarà una battaglia molto lunga e molto complessa. Sulla questione, hai detto una cosa molto giusta, no? Che l'elemento della acculturazione, che poi è il tema anche più generale dell'educazione, è la salvezza. Solo che qui la categoria di Papa Francesco dello scarto è proprio vera, nel senso che, cioè, questo modello produce scarti umani. E dopo, questo è un grandissimo tema, ci si riempie sempre la bocca, la centralità dell'uomo. Centralità dell'uomo vuol dire, cioè, che se tu dici che c'è la centralità dell'uomo, ne devono derivare delle conseguenze, ne derivano conseguenze molto concrete. Invece viene spesso, no? Quindi sono d'accordo che l'antidoto è quello. Però, cavolo, si pensi solo, no, a, cioè, come abbiamo lasciato degradare, no, il tessuto culturale, educativo, no? Una delle ragioni per cui le democrazie sono in crisi, pur mostrando segni di resilienza, sono in crisi ma tengono, cioè, ne sono tenuto, che non è poco, per cui vuol dire che ci abbiamo. E che però l'abbiamo lasciato andare tantissimo, cioè, soprattutto quando tu scendi nella scala sociale, tu trovi un'umanità che è proprio molto alla deriva, culturalmente prima di tutto, questo è un problema. Solo una battuta su 5 Stelle, c'è un mistero naturalmente, l'Italia è sempre, dopo che ci hanno copiato Berlusconi con Trump, vent'anni dopo ci copieranno anche 5 Stelle. Non faccio assolutamente un discorso politico, non sto dicendo che, però è chiaro che cosa sono non lo sanno neanche loro. Se vogliamo essere ottimisti, tenendo le dita incrociate, cioè, potrebbe accadere che da quella roba lì, probabilmente con il discorso, cioè, perché si capisce appunto il riposizionamento, anche se non è preciso, dei partiti di destra, diciamo così. Non c'è nessuna proposta, diciamo, di centro-sinistra, insomma, nel caso Fosselli. Cioè, io credo che tendo a pensare che lì alcuni germi ci sono buttati lì così, totalmente alla rinfusa. E che forse attraverso dei passaggi, comunque, in quell'intorno lì qualcosa di positivo può nascere. Anch'io come te non sono assoluto. Cioè, io penso che l'Italia possa avere, cioè, il movimento possa aver avuto come Maia come candidato del Consiglio, è una roba che, cioè, uno non ci si può credere, no? come prendere uno per strada, si viene, cioè, è una roba che non è possibile, cioè, vuol dire che c'è un livello di inconsapevolezza, cioè, se domani mattina Di Maio fare Presidente del Consiglio, io se fossi lui mi comprerei i pannolini, cioè, nel senso, eccetera, ma si rende conto cosa vuol dire diventare Presidente del Consiglio dell'Italia in un momento come questo storico? Cioè, io sarei terrorizzato se mi dicessero: magari, guarda, abbiamo bisogno di andare bene a fare il Presidente del Consiglio. Cioè, io mi compro i pannolini, va bene? Perché se uno ha la vaga idea di che cosa vuol dire andare a fare il Presidente del Consiglio, cioè, non può dire. Cioè, vedere questi giovanotti che non hanno idea vuol dire che c'è un livello di inconsapevolezza totale. Però, può essere che magari nasca qualcosa. Salvini stesso. Va bene, non è che, però neanche demonizziamo nessuno.
Allora, un'ultima battuta sull'ultimo intervento? No, ringrazio naturalmente. Ringrazio. Allora, da una parte io lo sto già facendo, nel piccolo, e cioè da qualche anno lavoro su questa cosa, c'è un luogo digitale che si chiama Archivio della Generatività Sociale, mettete Archivio della Generatività, lì è un luogo che è un punto attorno a cui, diciamo, Archivio della Generatività. Mettete Archivio della Generatività, c'è un luogo digitale in cui appaiono articoli. Abbiamo raccolto in questi anni 120 storie per dire che non sono solo buone pratiche, cioè, perché io penso che ci sia tantissimo dell'umano, di positivo e di costruttivo. Quello, l'archivio, è solo uno strumento attorno a cui organizziamo tante cose, eventi, formazione, educazione, lavoriamo con le imprese, diciamo così. Così come fanno altri. Sono stato e sono segretario delle settimane sociali dei cattolici, vedo l'enorme fatica della Chiesa di riuscire a fare dei passi. La Chiesa istituzionale, i vescovi, dal mio punto di vista, non devono fare nulla, diciamo, sul piano politico, ma in un paese molto frammentato come l'Italia, però potrebbero aiutare a mettere insieme, questo sì, credo che sia una grande fatica. Per cui, diciamo, la mia risposta regalando dicendo: beh, lo sto già facendo, se non vi siete d'accordo. No, il problema è che, no, il problema è che non la rispondo invece più seriamente con questo. Cioè, che questo sono convinto sul piano personale, così come sul piano storico e politico, è un vero mistero. Cioè, credo che lo senti, ma anche Giovanni sarebbero d'accordo su questo, mi piace concludere su questo. Cioè, bisogna pregare. Alcune cose accadono perché a un certo punto, cioè, noi possiamo essere attivi e dobbiamo essere attivi, trovare delle strade, fare delle cose. Io nel mio piccolo, come altri, ci provo, come immagino voi, ci provo. E naturalmente la domanda è: ma si sta facendo la cosa giusta, non bisogna farne un'altra? Cioè, questa domanda la raccolgo ed è seria, no? Poi sapere perché a un certo punto le cose vanno in un modo o in un altro, perché una vicenda va in una strada piuttosto che in un'altra. Quando Grillo è partito a fare il Movimento 5 Stelle 10 anni fa, chi? Oh. Cioè, perché quella roba lì a un certo punto, ma la stessa vicenda di Renzi, cioè, perché a un certo punto ho avuto quella scesa lì, no? Cioè, secondo me bisogna proprio pregare, cioè, questo è un punto per me importante. Dico, sul piano personale e collettivo, noi siamo, abbiamo questo film che controlliamo tutto, che abbiamo le risposte per tutto, abbiamo le soluzioni. Lo dico sempre quando mi vedono a parlare con Chiara della famiglia, cioè, quando uno ha i figli, già quando nascono, quando crescono, poi quando c'è... Cioè, l'unica cosa che un genitore può fare è pregare, a un certo punto, rispetto ai propri figli, cioè, cosa ne so. Cosa potrà mai succedere alla vita dei miei figli? Cioè, l'unico atteggiamento serio e decente, in generale, nei confronti della vita è la preghiera. Se voi non entrate nel film, Prometei con cui non controllate. Ecco, allora, la mia risposta è sì, vi ringrazio della stima e della simpatia, ci stiamo già provando insieme a tanti altri, fino adesso non è successo nulla, per le nostre azioni e l'azione di altri, io credo che a pregare non, cioè pregare nel senso di avere il senso appunto del fatto che veramente la storia è un mistero. La storia è veramente un mistero. E io credo, cioè, nelle cose che vi ho detto, diciamo, in cui mi scuso anche per i toni, per cercare il sabato mattina, chiaramente caricati, esagerati, anche provocatori, no? Ma il fondo è che io vedo un gran mistero in questa passaggio storica. Ci sono delle grandissime potenzialità. L'umanità ha grandissime potenzialità, mai viste, ma insieme ci sono delle cose spaventose e convivono e sono più compresenti. E, diciamo, concludo per parlare al filosofo, cioè questa liberazione dell'io associata alla tecnica degli ultimi secoli, che è una cosa pazzesca.
da una parte apre delle grandi promesse, diciamo, di libertà, di liberazione, di crescita, ma come ci ha mostrato, quando questa vicenda implode, le implosioni sono drammatiche. E io credo che siamo in una fase in cui queste due cose ci sono, io le vedo tutte e due, diciamo così. No? E per questo che io trovo veramente fastidioso un certo modo di fare politica, cioè una politica che non trasmette ai cittadini il senso del, diciamo, appunto, dell'elemento apocalittico che ogni epoca ha, noi siamo su un punto apocalittico, poi ogni stagione ce l'ha, ma non possiamo cavarcela con delle paginate, non ce la caveremo con nessuna paginata. Diciamo. Vi ringrazio per la stima, vi confermo che ci si sta provando e vedremo che accadrà. Grazie Mauro, al solito, insomma, è un enorme piacere e tanti stimoli, tanti spunti di riflessione. Ne do tre io velocissimi. Innanzitutto abbiamo messo un punto oggi, credo, dicendo, evidenziando che forse tutta la logica dei diritti individuali sono una specie di inganno, magari non volontario, ma un inganno nel quale siamo caduti, che ci portano esattamente al punto inverso, cioè noi pretendiamo di avere più benessere da diritti individuali, invece ci stiamo facendo del male. Questo spiega perché poi usciamo dalle relazioni, ed è vero. Sulle relazioni e sul digitale, io non sono nativo, ma insomma ho avuto la fortuna di essere diciottenne prima di poter utilizzare internet, quindi ho questa doppia visione delle cose. Uno dei passaggi su che cosa possiamo fare: recuperiamo le parole. L'utilizzo degli strumenti digitali, torno su quello che diceva Mauro, ha questa capacità di formalizzare un po' tutto, anche le emozioni. Ci sono, comunicare attraverso questi strumenti, che sono ottimi strumenti di comunicazione, ma comunicare così significa formalizzare tutte le emozioni. Una faccina diventa lo strumento nel quale noi comunichiamo. Non sappiamo più dire invece quella cosa elaborata, complessa, faticosa, che corrisponde al sentimento, che è un'altra cosa. Quindi attenzione, perché poi quando si banalizzano anche le emozioni, che si formalizzano, che si mettono in forma digitale, si perde l'uso della parola e la reazione, quando quella relazione si rompe, la reazione è per forza brutale, violenta, cattiva, che non sa esprimersi. Ultima cosa, sul welfare. Ripartiamo dal fatto che forse le pensioni, io non ho niente contro le pensioni, devono essere pensate per il bene di tutti, che sono uno strumento di solidarietà a garanzia di tutti e non di quanto io ho versato, che forse ci sono delle pensioni sopra o un tetto che forse andrebbero discusse, perché lo Stato le garantisce, ma per il benessere di tutti, non per il benessere tuo, altrimenti ti facevi l'assicurazione. Ultima cosa, chiudo, ti rimando a sociologo bielorusso che ho letto di recente, certo, Evgeny Morozov, che teme, a quanto pare, perché ce l'ha vicino, il tecno-stato etico, quello che con gli strumenti digitali sarà capace di controllare tutte le vite, e allora dice: pratichiamo un poco di più l'illegalità, così cerchiamo di evitare di mettere, ora l'illegalità evidentemente non è la soluzione, ripensiamo piuttosto a delle nuove forme. Grazie a tutti, ci vediamo il 14 aprile con una lezione di Enrico Minelli sul tema, un lavoro di David Walsh, conoscenza e crescita delle nazioni. Buona Pasqua a tutti, a Piano Terra, giusto, le ultime due lezioni che facciamo a Piano Terra in quest'aula. Grazie a tutti, ancora buona Pasqua e buona settimana santa.